Benvenute e benvenuti a Coop Il nuovo format di GN Che è quel programma dove intervisto persone Che hanno la malagurata e folle idea Di rispondermi senza mandarmi a cagare eh, Io sono Shea per chi non mi conoscesse Lo so che siete tutti qui per uh, il nostro ospite Che c'è, eh, vi assicuro che c'è Intanto quindi vorrei che in chat Mostrasse il vostro entusiasmo Perché io sono sia sì emozionato E io ancora c'è questa roba Ma che davvero sta succedendo Sì, sta succedendo che con noi c'è Cristina Scarp Yeah! Yeah! E... Yeah! e guarda che in chat effettivamente Sono, sono effettivamente calorosi Bene, buonasera a tutti yeah. eh, Mamma mia sì, eh, Per chi non la conoscesse, problemi vostri Ma ve lo dico lo stesso Lei è una delle front women più importanti Del panorama rock metal internazionale Orgoglio italiano Poi l'avete vista, potete aver visto su, cioè, su, su Rai 2, su The Voice Ma sul palco di Sanremo nel 2008 Insomma, ha fatto tantissime cose E soprattutto è una grande videogioca. Come stai Cri? Come, ma come va? sto benone dai, sto, sto benone, sono un po', un po cotta perché ne, ne parlavamo prima, ho dormito poco, ma tu hai dormito meno di me, quindi sì. non molliamo e <ride> comunque no, va tutto benone dai, abbastanza, ah, beh, nonostante dai, la dai. situazione surreale. Insomma, siamo Beh. qua a raccontarcela, quindi va bene, va, va bene. così, così. E Intanto, allora, eh, mi chiedono subito... Alla... Cioè, intanto saluto tutti quelli che sono appena arrivati su questo canale ed è, boh, cioè, è fantastico. Cioè, ciao, questa ciao roba... ragazzi, non riesco a vedere la chat in questo momento, me ma... la guardo dopo. Ma intanto, ho... qual... noi abbiamo in chat, ci dovrebbe essere il nostro fantastico Lucio Frenetico, che è, devi sapere che è una figura mitologica, non solo fa delle news fantastiche su IGN, ma è anche l'uomo più veloce del West, eh, nel senso che lui, tu dici... Qualsiasi cosa e lui ti linka l'articolo correlato in tre secondi. È Grande. una cosa. Cioè, su di te. E lui sarà quello che intanto um, sarà quello che raccoglierà le domande. Quindi, insomma, seguite la chat, seguite i comandi di Lucio. E tanta roba allora intanto salutano tutti ciao a tutti benvenuti allora intanto io vi dico che sono molto contento che siete accorsi qui lo so che tanto è merito di Cristina però come, come dico sempre in questo canale noi prendiamo e portiamo a casa perché siamo una grande famiglia allora sì. uh, iniziamo a chiacchierare perché tanto siamo qui fondamentalmente per quello io so che tu hai una curiosità su di me però sì. Prima, sì. Di <ride> prima di quella <ride> io vorrei um, allora, com'è sta, cioè, sta passione dei videogiochi? Io lo, lo so perché ti seguo, perché sono un fan della Coil e tutto, ma quando nasce? Perché? Com'è? Vai! Nasce, nasce sin da quando ero, ero una, una bambina, io sono l'ultima di eh, quattro fratelli, due fratelli e una sorella, io ero la più piccolina. Eh, non avevamo nessuna console, non avevamo grandi possibilità economiche, però andavo spesso a, a giocare a casa di questo mio amico dell'elementare dell che si chiamava Luca e lui aveva comunque un sacco di console, di giochi, giochini. E ho cominciato ad appassionarmi: insomma, non solo ai videogiochi, ma anche al mondo nerd in generale. Mi ricordo che giocavamo con i micronauti per farci oh, capire con tutte queste cose. E, 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 e praticamente niente mi è, mi è scaturito questo, questo amore per il mondo dei, dei videogiochi che ho portato, portato avanti nella vita eh, sono stata un po' ferma negli ultimi anni perché comunque ho seguito un, una carriera un po' impegnativa e dici che non... ma che davvero? Cioè, non, non non è davvero non, non è quella cosa che te ti portano sul palco canti te ne vai e poi fai la vita da diva è quella, cosa lì, è quella cosa lì che devo prendere degli aerei devo prendere dei, dei, dei tour bus però uh, questo amore non, non, non si è mai spento e quindi, insomma, da qualche tempo a questa parte ho ripreso in mano il joypad e, e ho ricominciato a giocare. E Intanto, hi uh, to Irish Dude22. Because he is from Ireland, uh, he is here just to greet Cristina, so yeah. Uh, hello, uh, hello. Uh, He says uh, uh, Snellians rules uh, and it's true. Allora, questa ve la spiego in italiano tutti gli altri, gli Snellians sta lì, lo Snellians è pronto, è? Le lo vedo. E lo so perché è lui che è il, questo strano essere che compare. Eh, la nel... per la mascotte eh. del mio canale perché eh. me l'hanno re, regalato in America. Mm -hmm e l'ho trovato stupendo e un giorno l'ho tirato fuori durante una delle prime chat che detto così ho tirato fuori lo snellino beh, beh guarda io tiro fuori un uccello rosa qui dietro quindi siamo, <ride> cioè, siamo nel campo minato entrambi questo, almeno tu tiri fuori un alieno io Tutti insomma tiro fuori un lumacone eh, quindi cioè... siamo, siamo a posto eh, e quindi... praticamente i fan se ne sono innamorati e quindi è diventato insomma sì. un po' la, la Vabbè, mascottina ogni, del mio ogni canale, canale ha tipo un animale guida noi abbiamo il fenicottero e eh, insomma ognuno ha il suo lo suo allora no adesso quindi tocca a te la domanda tocca a te Intanto, poi, poi approfondiamo il discorso videogiochi perché come avete visto sono sempre le cattive frequentazioni no? che ti portano sulla cattiva strada e, dice, quindi, no, tu... dicevamo insomma prima di connetterci no? ce la siamo un po' chiacchierata no? sì e tu mi hai detto uh, che insomma eh, il tuo lavoro diciamo non ideale però un, un lavoro che riusciresti a fare bene quello dell'animatore e mi hai parlato del gioco aperitivo sì. ora io che non so un cazzo di aperitivi apericene aperisfizio okay. eh, tutte queste cose qua che cos'è il gioco aperitivo allora il gioco aperitivo è una barbara usanza ma che tutte le cose barbare usanze dei villaggi turistici fanno il giro e diventano quelle cose per cui ti rimangono impresse no? quando sei a vacanza con i genitori Se così è quella roba per cui prima della cena o prima del pranzo nei villaggi turistici c'è l'animatore di contatto che è il minchione di turno del villaggio che fa un gioco a caso che di solito è un quiz surreale oppure cose in cui possono regalare oggetti e, e fanno il gioco sotto al bar del, o del, del villaggio turistico e c'è il gioco aperitivo e, e di solito è quel momento in cui vale tutto perché eh, è chiaramente poco preparato perché voi poveri cristi dormono po' meno di noi um, e Ovviamente, sai sotto i 40 gradi, la gente vuole andare a pranzo, devi inventarti qualcosa nella turnazione al nel ristorante, e quindi nasce il gioco aperitivo. E secondo me è una cosa che. È, in chat, qui lo potrebbero assolutamente uh, lo dire che è così. E io potrei farlo benissimo, nel senso, sono proprio la persona che riesce a parlare del niente in maniera molto, molto appassionata. Io quindi... Non sono mai stata in un villaggio turistico. Per quello eh, che non eh. conosco queste cose. Poi, anzi, sono la prima che si defila quando ci sono tutte queste eh. cose qua. Io, ciao, sì, <ride> sì, ma infatti. Io ricordo ancora, tu pensa qui è parte la memoria storica, ripeto, quando ancora scrivevo sui siti metal, io ricordo ancora una tua intervista um, e, e tu dicevi sempre io quando vado ai concerti me ne sto defilata, dietro tutto mi vado a sentire la, la band... E, sì. e poi cioè, non, 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 non mi lancio nella calca, tu, cioè, proprio c'è cioè, questa è, cosa. È vero, perché anzi, io tendo a guardare i concerti da molto indietro perché mi interessa anche vedere tutto il gioco di luci. Io guardo la, la, la famosa Big Picture. Ovviamente, se sei in prima fila c'è un'energia diversa perché è un contatto diretto con, con gli artisti che si stanno esibendo sul palco. Però eh, visto che si tratta anche del mio lavoro, eh, mi piace insomma, guardare guardare la totalità dell'immagine quindi vedere come si, sia come si muovono gli artisti sul palco, vedere la scenografia come è fatto il backdrop, le luci le proiezioni, le pause è anche forse una cosa un po' più tecnica no distorta, ma in realtà ha senso distorta dal, dal mio lavoro e poi no. proprio perché tendenzialmente sono una persona sono molto estroversa assolutamente una people person mi piace stare in contatto con le persone ma allo stesso tempo sono molto misantropa ci sono dei momenti in cui voglio starmene per i cavoli miei e non ho bisogno per forza eh, di essere intanto in chat ci dice Sole che è il nostro editor in chief dice Beh, un po' come vediamo noi i videogiochi no? perché quella cosa noi uh, ne... è lo stesso discorso che faccio io per esempio alle fiere no? questo è il periodo di E3 teoricamente invece di sì. stare a Los Angeles stiamo qui eh, nella nostra cameretta buia Stattati. Noi non sono mai andato Eh beh eh, Insomma Vabbè eh. eh, però tu Stai iniziando Questa nuova Fantastica avventura Magari Ritorna anche lì E ci rivedremo A Los Angeles eh Che beh, ne sai vediamo. E comunque Io a Los Angeles Ogni volta che ci sono Le conferenze No E tutto C'è sempre quel momento Che noi chiamiamo Il momento gridolini Che quando stai lì Per lavorare Tutto così Ti tu dici sempre Sì vabbè però oh, C'è anche meno, perché c'è sempre questo discorso, e lo sguardo critico, stai lì per carpire la cosa, ma se ha detto questo allora vuol dire quest'altro, ma allora che cos'è poi capisci no? che c'è tutto il discorso emotivo che, che ci sta tutto eh? non è che lo devi togliere a nessuno, perché anzi però sì, c'hai sempre la, mh, quella spia critica accesa poi comunque questa roba dei concerti Io tu, ho, sempre tanto prima, come ti dicevo io facevo le foto no? agli spettacoli è chiaro che tu devi stare lì a guardare la luce, come fanno fatto sì. questo come quell'altra cosa, è, 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 è tutto Studio ed sì. è quella roba che da un lato ti rovina un po' l'esperienza, però dall'altro ti dà tante opportunità di creative, sì, sì. no? Assolutamente. Dolini Allora eh, Insomma dalla chat fanno i scemi eh, Dicono che io ho gli occhi che mi brillano Che nemmeno quando annunciano un nuovo gioco di Arkane Studios Vabbè ma raga eh, qui, qui stiamo parlando Cioè intanto eh, c'è sempre quella cosa Che per me sta, sta cosa non sta succedendo Cioè sempre nel, nella linea Temporale no, del ragazzi, world of Dovete capire che veramente Cioè ci sono delle. Ci sono come, come direbbe Macio Capatonda Ci sono delle cose che non succedono per caso Eh Anzi, no, lui la diceva in maniera diversa, però non mi ricordo, <ride> però chi se ne frega. Eh, cioè, a volte ci si trova con le persone perché, perché succede. Cioè, io e Chic ci siamo incontrati, ci siamo visti per la prima volta oggi, abbiamo parlato per la prima volta e ci siamo trovati subito. Abbiamo cominciato a parlare proprio a cannone. Non ci sono state pause tra un dialogo e l'altro. Ed è bellissima questa cosa, perché vuol dire che comunque ci si riconosce come esseri simili. Non succede sempre, non succede sempre, perché ci sono delle persone che ti mettono un attimino, eh, ti, ti imbarazzano, ti mettono un po' in soggezione. E parlo da, da, entrambe, da entrambe le, 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 le parti, eh? Sì, sì, assolutamente. E invece, invece siamo, siamo uguali. Vabbè, fantastico. perché evidente, Intanto, siamo due logorroici. Questo è chiaro ed evidente. Quindi, oh, è questa sì. è una cosa molto bella: poter condividere no, questo spazio con un'altra persona che devi, a cui devi sparare per, ferm, per fermarla. È, sarà molto così. E intanto, voi clippate quello che ha detto perché poi finisce nel mio curriculum. No? Quindi, sa, sappi, <ride> se, sappiatelo. Che, insomma, così e, e, allora. Comunque, avevo fra, nel casino della chat, avevo visto una domanda che è interessante. Ma uh, poi alla fine uh, tu qual è stata la, la, prima, la prima console, il primo computer che hai avuto? È, quando è stata la prima volta che tu hai detto oh, questo è mio e ci gioco e roba mia? Allora proprio la, la pr il primo ricordo che ho, che non è, che non è il primo, la prima cosa che ho fatto, però ho stampato in testa Pitfall, oh. quindi era qualcosa legato ad Activision, era uno dei miei giochi preferiti. E, e ricordo quello, però sinceramente, la prima console che ho posseduto proprio io uh -huh. come console, la, la, la PS. La, la, prima, la prima PlayStation. Quello è stato proprio il primo acquisto che ho fatto con i miei soldini. Poi, ovviamente, sai, prima avevo il Game Boy, il Nintendo, tutte, quelle, tutte le varie cose. Ma come console eh, è stato quello. Eh, mio papà provò a farmi felice portandomi a casa un Comodo peccato che mi portò a casa un Comodo Plus 4 che non si inculava nessuno, <ride> con il quale non si poteva fare niente. Perché, probabilmente lui l'aveva recuperato, chiedendo consiglio ai colleghi dell'ufficio. De, de, de ufficio in cui lavorava e, e mi ricordo che mi portò a casa questo computer, rivedi la scatola, impazzì perché pensai, oddio, Comodo 64, wow, che gioia, e invece ho aperto, c'era questo computer che cazzo <ride> bello, e è un libro alto così, uh, si può dire che ho parolaccio? Potrei... Sì, no, no, vai tranquillo, come ti dicevo ah, prima, qua, eh, ormai... Eh, c'era il computer e un libro alto così, col linguaggio... Di programmazione, cos'era Cos il Pascal all'epoca? Cos'era? Una roba inutile perché praticamente dovevi stare a digitare, ti giuro, almeno, almeno 40 minuti di codici per poi ottenere, che ne so, la riga che ballava così, il cerchio che girava. Quindi una cagata pazzesca. Allora, mi dicono subito, mi correggo in chat. Basic, scusate ragazzi, eh, voi... io, io per fortuna l'ho saltata, Basic. sta cosa. Basic. Comunque, il eh, sì, no. primo amore vero, 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 è stata la PlayStation. Allora, io intanto fra i vari commenti che vivono il dramma del Commodore più 4 e eh, ti capiscono. Insomma, addirittura <ride> c'è un urlo. No, il più 4 no, è mi proprio punitivo. Mi piacerebbe, mi piacerebbe averlo, comunque. Tra l'altro a un certo punto è sparito, non so, non ho più saputo che fine abbia fatto. Uh, intanto c'è una persona. Uh, ovvero, Bella Napoli 23. Che è tra l'altro un tuo abbonato, io lo, lo conosco, lo so, lo so, che parla sempre uh, di pizza, giustamente. Uh, eh, sì, lui, uh, tra l'altro, tu lo sappi, lui, lo conosco da 15 anni. Uh, lui intanto adesso è sempre molto invidioso di quello che hai detto. Su di me. Io però, ti dico una cosa di lui che so che uh, mi farà piacere. Allora, allora, io lo conosco da 15 anni perché giocavamo a basket insieme. Sì. Eh, nonostante siamo entrambi alti un metro e un puffo, però ci, ci, ci piaceva questa cosa. E eh, lui pensa che lui sta, sta facendo i lavori Nella nuova casa con la compagna e tutto. La prima cosa che ha fatto nella casa è appendere la tua foto autografata. No, cioè, okay. non c'è nient'altro nient nella casa. C'è cioè, solo quella. Quindi, cioè, quindi Roberto e Rosaria sono proprio quella roba per cui, insomma, lui è in chat e ci stanno, stanno facendo il tifo. Per cioè, lui appena ha saputo di sta roba, mi ha iniziato a intasare WhatsApp. E quindi... ciao, ciao Rosaria! Ok, quindi adesso eh, vedi, eh, vedi adesso lancia i cuori così non mi, non mi manda più messaggi punitivi, e eh, tipo minato, minatori. Quindi, parlavamo di pizza con l'ananas e lui subito ha detto: Ma che è sta merda? Ha detto: io eh, non le posso sentire queste cose. Sai capito? che io l'ho mangiata, uh. io, io Los, a Los Angeles l'ho mangiata e sarà che a Los Angeles durante l'itri vale tutto. Proprio tutto, cioè, qualunque certo. cosa commestibile. Eh, Infatti, quelle situazioni in cui lì si tratta di sopravvivenza. Non Però so devo far... dire la verità che, insomma, no. mi non aspettavo peggio. Non è pizza, è un altro alimento. Cioè, io lo, nel mio cervello, per, per evitare di sentirmi in colpa, l'ho definito un altro alimento. È la Domino's pizza all'ananas. Però... È un'altra cosa, commestibilissima. Io poi la pizza di Domino's. Oh. Um, <ride> Allora, e comunque allora uh, vediamo un po', vediamo un po' se. Mi... No, ragazzi, state massacrando. la chat. tra l'altro, una quantità di clip: che secondo me, dopo ci facciamo un film. Allora, no, allora. Visto che, insomma, si sta degenerando serenamente ed è il clima giusto. Uh, um, dicevamo, torniamo no, alla tua storia con YouTube, quindi dalla PlayStation e qui da lì in poi grande amore con la PlayStation. Io so da che tra l'altro uh, tu hai seguito in maniera un po' grocambolesca l'annuncio di PlayStation 5. Io... <ride> eh, sì. eh sì, perché come dicevamo prima, no? io sono una semi-cinquantenne sul web che però si impegna moltissimo per stare al basso coi i tempi, no? quindi io mi sono sempre informata, sono sempre stata molto moderna nella, nella visione della vita e, e ovviamente ho seguito con, uh, con, con molta emozione no? questa, questa diretta però purtroppo senza i mezzi perché non ho ancora la game capture che doveva arrivare, doveva arrivare settimana scorsa invece ancora in ritardo e, e quindi ho detto come cazzo faccio a far vedere agli altri quello che sto vedendo io e la prima cosa che mi è venuta in mente è prendi il cellulare, firma col cellulare la televisione tra l'altro la diretta su YouTube, perché non ho neanche guardato quella in diretta di, di PlayStation, ma ho guardato quella di Fighting Cowboy, che è un gamer che mi piace tantissimo. È sbagliato che devi vedere questa, quella nostra. Eh, cioè, eh, è, è chiaramente sbagliato tutto, no? Tra l'altro è stato all'improvviso perché mi ero dimenticata dell'orario, mi ha mandato un messaggio al mio ragazzo, mi ha detto, cazzo guarda che 3-5 minuti lo fanno. E, e, e quindi... Cioè, Tecnicamente è venuta una merda perché ero praticamente lì davanti al televisore con la mano tremolante con ormai i gomiti che non mi reggevano più gli avambracci e, e insomma ho cercato di, di, di far vedere un po' quello che vedevo io ma... Cioè, esteticamente era veramente una schifezza, però insomma ci ho messo il cuore. Eh no, ma è quello il mi fatto. È bravissima anch'io. Cioè, questa roba, no, che a me, ehm, adesso sembra piaggeria, però non lo è. Eh, il discorso del, del fatto che, eh, rispetto, e questa è una grande. Sta per partire il momento pippone, che vale anche sui videogiochi. Nel senso, eh, tu nel mondo del metal hai. Di fatto, rotto alcun... cioè, tu, ma anche i Lacuna Coil in generale, uh, avete rotto una serie di, di schemi. E tu, in particolare, sei una persona che ha sempre fatto il cazzo che le pareva. E eh. quindi c'è cioè, il discorso cantante metal. Io ricordo ancora no? quando dopo quando usciva, ai tempi di Comalais. Quindi eravamo, eravamo giovini. Um, e, e poi, comunque, c'era sempre la solita cosa italiana: no, vabbè, ma che vogliono fare? Bla 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 bla. bla, bla. Voi avete cambiato, diciamo, non genere. Avete cambiato approccio ai vostri, ai vostri dischi. Siete passati dal super radiofonico. Che è come può essere Shallow Life fino a, ritro a ritrovare la vena più aggressiva con Black Anima? Sì. Adesso insomma avete fatto un sacco di cose. Se tu poi sei andata in tv, sei andata al palco di Sanremo, tra l'altro regalandomi un grandissimo momento con Laura e Rezzofoni. Col cioè, microfono io... spento all'inizio, eh, eh, ma eh, lo so. Però in quel momento tu pensa che io in quel momento ero innamorato perso di Laura proprio perché l'avevo conosciuta ed ero proprio innamorato perso di Laura. Quindi, sì, è meraviglioso. Eh, e quindi quindi grande momento e però l'hai fatto sempre con questa cosa così come stai facendo adesso mh, Twitch, con quella roba ma a me piace e lo facciamo, mi piace, mi diverto sì. ed è quella cosa che i metallari a volte non capiscono, così come non capiscono i videogiocatori che amano le etichette e invece a un certo punto come direbbero Boris, apri tutto smarmella tutto, se ti piace no Amalo e fai vedere che ami quella cosa. Io trovo tanta analogia no, tra il mondo del, del heavy metal, soprattutto di qualche anno fa, e quello dei videogiochi in cui a volte ci si guarda, è sempre molto autoreferenziale. Eh, vediamo, non so, tu cosa se è una pippa sì, mentale no, mia, oppure tutto, è un ragionamento tutto, che, che fila: ho fatto un grandissimo complimento. Guarda, è venuto fuori anche nella chiacchierata che ci siamo fatti prima. Per me è fondamentale fare le cose con amore. Perché, se si fanno le cose che piacciono davvero, alla fine si arriva sempre da qualche parte. È stato un po' per me anche, non nel discorso proprio prettamente musicale, ma quando sono andata a The Voice. Uh -huh. Io non uh -huh. sapevo niente di TV, non ero una raccomandata perché veramente eh, mi, mi sono venuti a cercare ed è stata una sorpresa immensa per me perché ho detto: come fanno a essere interessati comunque ad una cantante metal, che se vuoi è di nicchia, nel senso che il non metal certo. in Italia non è certo mainstream. E avrei potuto farci una figuraccia proprio perché non sapevo un, un chezzo di televisione. Alla fine ho detto, ma sai che c'è? Comunque un'esperienza nuova. Imparare imparerò qualcosa, lasciare lascerò qualcosa. Eh, comunque sono nel mio campo, perché comunque si parla comunque di, di canto, di musica, eh, di, di rapporti umani con, con, con i partecipanti, con, con i ragazzi che avrò nella mia squadra. E alla fine si è rivelata un'esperienza... Meravigliosa, mi sono divertita un casino perché non sono andata con la pressione psicologica di dire cavolo, se questa va male, poi cosa faccio? Perché non sono un personaggio televisivo. Il mio lavoro è tutt'altro, spero di farlo per tutta la vita. Quindi sono andata là proprio per divertirmi e per lavorare, per allora. lavorare bene no? secondo, secondo le mie possibilità. E mi sono resa conto di, di aver imparato tanto, ma come ho detto prima, anche di aver lasciato tanto vuoi per la mia esperienza comunque all'estero. Per la mentalità che sai bene che comunque ti cambia nel momento in cui tu riesci a lavorare fuori dall'Italia, assorbi tante cose che poi insomma trasferisci eh, su, sul tuo lavoro anche, anche nel tuo paese. E intanto, intanto io ringrazio gente che ci sta followando a bomba, quindi grazie mille Geppo, grazie mille Deluxe 8. Così arriva una domanda interessante da Samantha F75, Vai. che si, ed è una di quelle che comunque va fatta in questi casi. Domanda, c'è un videogioco che vi ha in qualche modo ispirato in ambito musicale? Allora, eh, allora ispirare, eh, io direi tutti i videogiochi, nel senso... Marco, il nostro bassista, che è il principale eh, compositore di, di tutte le musiche della Conacoil, scrive spessissimo getto sulle immagini di videogiochi. Eh, lui lavora a casa sua, ha una taverna che ha adibito studio, quindi mette documentari, film eh, e anche videogiochi e scrive la musica proprio lasciandosi ispirare dalle, dalle immagini. Eh, oltre a quello ci piacciono molto proprio le colonne sonore dei, dei, dei videogiochi e le atmosfere. Che, che, che insomma, che suggeriscono, quindi sono sempre stati fonte di ispirazione, ma anche, anche l'immaginario dei videogiochi, soprattutto quelli, quelli horror, quelli diciamo la Resident Evil, Silent Hill, mm -hmm. eh, però ti ci metto dentro anche Final Fantasy, per esempio, anche se non è horror, eh, ci hanno sempre aiutato in qualche modo. Tra l'altro, a proposito di videogiochi, tu lo sapevi che noi abbiamo cantato una canzone, sì. dei, una cosa in versione Simlish. Dice, ah, sì, sì, me lo ricordo, ricordo il video, tra l'altro un vi... qual... utente aveva fatto proprio poi, aveva ricreato proprio tutto il video, tra l'altro qualcosa del genere, io me la, me, la, me la ricordo e non è però l'unica canzone che lavorava che è finita in un gioco, perché, no, perché... Eh, perché... Le, altre, le altre erano canzoni già fatte eh, certo. che sono state prese e portate nel gioco eh, sì. o comunque all'interno della colonna sonora, mentre quella dei sim noi l'abbiamo dovuta ricantare ma con tanto di testo, che figata, con no, il testo davanti che non voleva dire una mazza. E dovevo cercare di interpretarla come... cioè, no. dovevo cercare di interpretare la canzone come se il testo fosse veramente quello. E no? quanto perché... è difficile? Pff, beh, <ride> allora, è, è stato... Allora, per me non tanto, non perché voglio fare la figa, ma perché sono, sono molto brava a, a fare un po' il pappagallo. Quindi comunque avevo già incorporato un po' gli atteggiamenti, avevo già memorizzato molte cose anche a livello muscolare, proprio del cantato. Mm -hmm. eh, e quindi... Ci siamo fatti un sacco di risate. La difficoltà più grande forse è stata quella di, di non ridere, perché ridevamo ogni cinque minuti, perché, <ride> beh, e quella, quella è stata la difficoltà più grande. Però, non tanto la registrazione, poi l'abbiamo registrata a casa di Macchi, perché dovevamo fare solo, solo il cantato, che poi abbiamo mandato allo studio che poi ha fatto tutto il mix ah dai però figata no poi dice ma in chat ricordano una cosa che sanno che a me molto, sta molto a cuore perché in realtà uh, Swamped in Vampire Bloodlines considera che Vampire Bloodlines è uno dei tormentoni di questo canale perché io sono un, um, un fantastico diciamo cioè un grande appassionato di vampiri e in generale e, um, e quindi poi è un gioco che io proprio è uno dei miei giochi preferiti e io ricordo ancora il momento che c'era sia un poster di Komala All'interno sì, del sì, gioco, eh, sì, sì. e poi, intanto, grazie a David Pereira e altri follow, eh, followers E, e poi c'era un certo punto che c'era sia nel locale che c'era. Che tu potevi beccare in questo locale a Hollywood o la canzone dei Tiamat o um, Swamp. E poi sui titoli di coda c'era Swamp. Era un grande momento per me: insomma, di, uh, di, 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 di rivalsa uh, sul mondo. Ah, ma c'è questi <ride> gruppi io li sento. Poi non li conoscete? Sai, quei grandi momenti lì. Eh, no, molto molto bello. E a questo proposito, in, in chat. C'è um, uno sviluppatore italiano che ci sta a provare. Nel senso che sta dicendo: Ma guarda, io sto facendo un gioco fantasy. Tra l'altro, è vero, perché è un gioco uh, Alalot si chiama, vattene a cercare sì. e poi. E dice: Ma secondo me tu non, non hai mai pensato di fare una colonna sonora? Un brano per una colonna sonora di un gioco a caso tipo il mio? Eh, pro, proposta di lavoro, cioè proposta di lavoro <ride> in atto, eh. Beh, cioè, abbiamo pensato comunque tante volte di scrivere, di scrivere canzoni ad hoc. Cioè, ci piacerebbe proprio scrivere una colonna sonora sia di un film che di un videogioco. Eh, ovviamente, insomma, sarebbe un po' da. Da vedere allora, Eldacar 79. Io ho fatto questo, io, te... io sono stato portatore di messaggio. Adesso metti mano al portafoglio e vai. E... <ride> Vabbè, tra l'altro, è... È... è un amico Eldacar. Però no, in realtà loro stanno facendo questo gioco. Che è un incrocio di vecchi giochi, cioè è ispirato sia ai vecchi giochi di ruolo classicissimi, sia. Però c'ha questa... questa venatura più action, un po' Dark Souls, un po' diablo. Però è la realtà è che ce lo sta sempre a raccontare. Perché poi a noi non lo fa provare. Non... Mi hai detto due nomi così eh, a caso sì, sì. Eh, Tanto dice <ride> Eldacar, tanto paga il publisher Io ho fatto il mio lavoro Dopo averti dato del coglione in diretta Durante il PC Gaming Show Adesso ho rimediato così Quindi adesso da palla sta a te eh, Quindi tutto a posto eh, Intanto grazie a tutti quelli che stanno arrivando adesso Quindi abbiamo creato questa Questa grande joint venture e, eh, Ma a questo punto L'ho vista questa domanda già più volte Che te la devo fare, che è sempre quella domanda che Se la facessero a me morirei Videogioco preferito Oh Madonna Santa. Eh, allora, eh. Eh, vabbè, è una domanda alla quale non mi piace rispondere, ehm, però alla fine mi sono fatta una, un elenchino, diciamo, generico dalla notte dei tempi e eh, comunque ci sono i giochi che cito sempre, che sono Final Fantasy VII, eh, il primo Resident Evil e il primo Silent Hill. Eh, perché? Eh, perché Final Fantasy VII mi ha cambiato la vita. Quando, quando uscì. Eh, Resident Evil pure, <ride> mi ricordo delle sessioni di gioco a casa di, di, di Machi, il nostro bassista, eh, mi ricordo che andavo a casa sua, lui giocava, io guardavo lui giocare, poi tornavo a casa e mi cagavo sotto dalla paura perché era veramente, era veramente impressionante a quei tempi e poi è arrivato Silent Hill che era pure peggio sì. a livello di, 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 di terror psicologico e, e a me piacciono da morire i giochi così. Quindi, cito sempre quei tre. Proprio per essere molto, molto di manica larga, molto molto generosi. No, ma fai bene. Tra l'altro, sì, c'è tutti, sì, cioè, Final eh. Fantasy VII ha cambiato la vita a tanti, a tante persone, a anche a me. Cioè, tutti quelli <ride> che l'hanno giocato nel 1997 e giù di lì. E, tra l'altro, mi dicono in chat: sì, fatto, cioè, ci, sono, ci sono anche lì delle fazioni. Eh, però... però il 7 secondo me, il rimane 7. Tra l'altro, okay. ci dicono, ma il 7 o il okay. 7 Remake? Qual è? No, se, allora, allora il remake è bellissimo, è eh? bellissimo. Mi è piaciuto veramente da morire. So che ci sono un sacco di discussioni eh, in atto, un sacco di, di, di domande perché tante cose sono state cambiate, ripulite. Però vabbè, l'originale per me resta, resta imbattibile perché, ovviamente, sono, ci sono legata a doppio filo col cuore. Però mi è piaciuto veramente tantissimo. Tra l'altro, mio fidanzato mi ha regalato per, per, per il mio compleanno, che è stato praticamente la settimana scorsa. La moto di Cloud con Cloud sopra. Ho eh, fatto l'unboxing. In chat già, ci, cioè, in chat sono detto fatto. Abbiamo visto che hai fatto l'unboxing. Eh. Guarda, hai idea di quanto ero felice? Avevo visto una foto di Axe che posava con la moto e gli ho scritto e gli ho detto: Ti odio, non per la moto vera, ma per la moto di Cloud. E mi è arrivata. Guarda, non lo sapevo. No, e tra l'altro, io devo ancora finire perché purtroppo la vita e il lavoro, cioè questa roba che puoi giocare i giochi per lavoro, è sempre quella cosa per cui a una certa tu stai giocando col tuo giochettino felice che vuoi giocare, e poi ti arriva tipo Giovanni in chat che sta in chat che è chi okay. assegna i pezzi, Davide. Mi serve questa cosa per ieri, no? E quindi questa cosa è giocare per lavoro, cioè questa cosa che tu abbandoni. Quelle, certo. quelle che vuoi finire? Io sto lì agli ultimi due capitoli del remake. Mm. Eh, sì, sto proprio così. Però poi, vabbè, figurati. Eh, Mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo. Ho passato un sacco di tempo proprio ferma solo per vedere come, come avevano fatto. Bellissimo. Sì, no, ma è, è veramente una figata. Tant'è che io in maniera provocatoria in questa live, in questo canale, ho detto sì, però se alla fine oggi. Ok, che il 7 è un remake, non è finito, quindi ne parleremo magari quando finirà, se finirà mai, perché c'è quel pericolo sì. lì. Però alla fine, se io dovessi consigliare a una persona di giocare Final Fantasy VII, io direi gioca di remake perché... perché sì, perché proprio te lo. Te lo... Te... È troppo. No, no, assolutamente. Beh, chi, chi inizia a giocare adesso non credo si interessi a Final Fantasy 7 originale, sinceramente, anche perché la storia, bene o male, viene spiegata, ok, ci sono dei cambi qui e lì un po' per essere politically correct, <ride> però è... è bello, veramente bello, no, è bello graficamente. Cioè, stai lì, capito? Stai proprio lì, stai a Midgar, cioè c'è quel fatto lì proprio che è così. Tanto in chat ci ricordano anche del tuo apprezzamento per il sedere di Cloud, cioè questa è... No. Mio apprezzamento. non no, no, me... mettiamo le cose, eh, perché praticamente ho fatto vedere l'action figure di, di iCloud e un sacco di persone hanno fatto un commento ah. per dire: è il culo, cloud. E allora ho detto: vabbè, io intanto vi faccio vedere la moto e l'ho messo lì col sedere, col, col col, col ok. Quindi. No, quindi okay. no, no, non è il mio apprezzamento. Ah, okay. eh. Vabbè, ma anche, no, insomma, no, io è dire. Per favore del pubblico. Beh, sì, sì, sì. sì. Mi piace del pubblico. <ride> uh, e intanto mi dicono, mi chiedo di... Un... Vabbè, intanto c'è Nevade, che è uno dei nostri fedelissimi amici, tant'è che è spesso e volentieri è live con me, che era una roba per cui una, una vecchia scommessa. Portnoi o Carey? Così, a bruciapelo. <ride> quindi come batterista, quindi Port o Carey? O Danny Carey? Vabbè, guarda, allora rispondo con la domanda più, più, più Cioè, rispondo con la risposta più facile a mio favore. Eh, dico portnoi perché lo conosco e siamo amici. Tac! Yeah. Dai, ne vade, quindi prendi e, ah. prendi e porta a casa, ne vade, perché okay. è una discussione fra me e lui. Intanto, um, quindi ne vade, hai perso, mi dispiace. Eh, io ti avrei detto, detto che sarebbe andata così, ma tu non ti fidi. E intanto, ti dico, in chat compare un altro grande argomento perché è si male. sa che tu sei una grande fan di Assassin's Creed. Eh, quindi apriamo questo, tu devi sapere devi sapere che è uno dei miei giochi preferiti. Quindi. Ok, ma, ma sei anche tu di quelli che i primi erano meglio, perché no. quelli, questi che sono no. usciti adesso. Okay. No, meno male, meno male, perché per me sono bellissimi anche gli ultimi. Mai. Cioè, ovviamente no. i primi... Cioè, quando esce qualcosa di nuovo è ovvio che fa più effetto. E, e, cioè, I vecchi Assassin's Creed erano nati in un contesto diverso, poi comunque fatti in Italia, era una figata incredibile, le storie bellissime. Però, secondo me, anche gli ultimi ovviamente si sono evoluti. In alcuni non c'era la lama celata, però comunque erano sviluppati da Dio. Io li ho trovati godibilissimi. Mi sono quasi platinata Odyssey, oh, beh, quasi, guarda. sono al 94%: 92-94% in una mappa immensa. E, e poi mi sono giocata Origins che non avevo giocato. Eh, no, ma tra l'altro io... Cioè, allora, avete visto Cristina ne sa molto di più della maggior parte delle persone che parlano dei videogiochi in Italia, eh, perché ha detto una sacrosanta verità, nel senso, gli ultimi due sono proprio divertenti da giocare, quindi mi fa culo tutto. E io sono... Poi Cassandra è per me uno dei personaggi più belli dell'universo, cioè, proprio di tutto... Io, il, ho fatto tutto, tutto. Con, eh, con io invece sono un grande fan di Cassandra, però... ma proprio per come è, com è fatta, no? cioè per come com com interagisce oh. con il mondo. Eh, figo, figata. Oh. Eh, sì. Qua non si, vede, non si vede sedere, quindi non si possono fare apprezzamenti. Mi dispiace. Tra l'altro, Però... abbiamo, abbiamo detto che Assassin's Creed ed è comparso in chat uh, il Davide, Davide Tosini, il Toso77, che lavora per Ubisoft Italia. Guarda un po', c'è proprio il, il radar. Uno dice Assassin's Ma, Creed è, e è lui compare. Di... E manda cuori, manda cuori. Quindi approva quello <ride> che diciamo. Beh, oltre a lavorare per, per Ubisoft è un è mio caro amico. per palalla, perché comunque c'è. Cioè... Eh, non vedo l'ora. Anch'io, anch'io. Ma magari non manca troppo a sapere nuove informazioni. Però questo non dico più niente, se no il Toso mi ammazza. Ehm, e allora... Tra l'altro di Assassin's Creed. No, io non so se tu hai guardato la diretta, che poi non so se sia stata davvero una diretta o con Boss Logic che ha disegnato. Io l'ho guardata. Non era una diretta, era l'indifferita ed ero fatto tutte le nove ore come un pirlo. hai eh, fatto pure tu, cioè io nel senso, anch'io l'ho fatta a tratti, però pensavo fosse un po' più stringata. Però quando ho visto il risultato finale. È stato no. figo assai. Tu devi sapere che io su, quel, su quelle 9 ore ho scritto 24.000 caratteri e mi prendono ancora tutti quanti per culo in redazione perché io su quell'artwork quell ho praticamente ricostruito tre quarti della storia inglese e, e ho più o meno azzeccato parecchi dettagli. Poi su quello che è stato annunciato poi basta, aspettare il giorno dopo, no? Però facciamo l'anteprima, e però... eh, no. Oh, niente, l'hai fatto eh, per prima, sì, sì, va sì. bene così, è giusto così. Eh, quindi, no, è proprio. Quindi per farti capire il mio livello di malattia, quindi sono. Totalmente di quella, di quella schiera lì, di... no? Per me, Assassin's Creed è anche quando fa il cazzatone, anche quando ci sono le cose un po' meno riuscite, così, però è proprio il mio guilty pleasure perché cioè io sto lì, me lo godo e non mi devo rompere le palle. Storia, io guarda ho, quando ho giocato ad Odyssey, eh, complice anche il fatto che avevo praticamente appena finito una vacanza proprio a Santorini mm. Bello. e quindi mi è sembrato un po' di rituffarmi nelle atmosfere. È proprio è come andare in vacanza, cioè tu te la giri per la, per la mappa, puoi fare quello che vuoi, puoi fare le missioni o puoi anche fare una mazza. A me questa cosa piace, mi piace un sacco, mi piacciono i giochi che puoi essere libero di giocare come vuoi, perché tanti vedono il gioco come un'eterna competizione. Devo finirlo in meno ore possibile, devo finirlo meglio di te, devo avere più armi di te. Per me il videogioco è tutt'altra cosa: per me il videogioco è svago, è relax, è immergermi in un'atmosfera completamente diversa, in un mondo diverso. E quindi non ho voglia di sorbirmi uno stress da una cosa che. Lo stress dovrebbe togliermelo. No, già no, eh, tant'è che io penso, manco a farlo apposta. Eh, ho scritto un pezzo proprio sul mare di Assassin's Creed Odyssey. Perché pure io lo cioè, conosco bene la Grecia, e quel mare. Cioè, quanto è bello! Semplicemente saltellare. stando eh, sott'acqua! Eh, no, ma è proprio è... mille chilometri a nuoto. Raga, raga, eh, raga. Io. Uguale eh, Sì, 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 c'è proprio questa cosa in cui c'erano tutte le... Io col fotomondo di cui sono un malato, tutte le fotografie sulla spiaggia, sulla... sui picchi sul mare. Che vado a vedere, ah, ma questa è la spiaggia, questa, questa spiaggia è più scura perché è vero, questa parte in Grecia è più vulcanica. Quest'altra invece mi ricorda più il lato tipo Mykonos, più così. Beh, è bello, è bello, è semplicemente andare è in giro così. a farsi bagni, è bellissimo. In Odyssey, cioè, proprio. Sì. Siamo perfettamente d'accordo. E beh, intanto ci fanno una domanda. Così, passiamo da, un, da una cosa all'altra eh, Cosa ne pensate di Fortnite? Così, Little Chris ci lancia un'altra patata bollente Sempre argomento di discussioni In realtà io... Allora, parto io così... Vado... Per me è... Cioè, se, se piace a tanta gente Si divertono, figata Cioè, io non sono evidentemente da... Cioè, non, non sono nel suo pubblico per tanti motivi perché uh, forse per età possibile. Forse perché il gioco, per gioco competitivo sono proprio Basic. Eh, vado su FIFA, vado sui giochi di guida, sono così. Okay. E, però, se tante persone piace, se, 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 c'è una bellissima community, secondo me, in Fortnite. E tutti gli eventi che fanno sono una figata da fuori. Cioè, io a volte invidio quelli che riescono a vivere tutta quella roba, quell'ansia degli eventi. Così, e quindi per me bravi loro. Poi non so tu, però io li guardo sempre non so, con interesse. So veramente, interesse. Cioè non so quasi niente di Fortnite, so che cos'è, ho visto i personaggi, ho visto che anche addirittura c'è anche uno, anche uno, uno streamer no? che ha avuto il suo personaggio, ninja. Cioè, so cose proprio sputacchiate qui e lì, ho guardato i video dei balletti, mi piacciono molti colori, mi piacciono le grafiche. Però, sinceramente non ne so niente. Del, del videogioco, di come si gioca. In realtà, ho provato a guardare dei video e non ci ho capito una mazza. Vedevo che si creavano delle scale, poi scomparivano, poi davano le mazzate, poi dopo risalivano sulle scale e giravano. Cioè, mi è venuto un mal di testa in due minuti. Ho detto: No, probabilmente non è il gioco per me. Eh, sì, c'è quella cosa lì, c'è quella barriera anche per me, no? Una certa dico: E ho detto, potrebbe essere sicuramente proprio un fatto di, anche di non è. Un discorso proprio di età, è un discorso di abitudine a giocare a un certo altro tipo di gioco. Esatto. Cioè, tu, il nostro cervello funziona con altri generi e dovresti sì. reimparare a fare le cose. Eh, no, non è, no. no, è vero, anche perché se ci pensi, le nuove generazioni sono nate con un cellulare in mano. Mm. Eh. La, mia, la mia nipotina a tre anni sapeva già scrollare le foto, sapeva già cos'era un video, cos'era una foto. Cioè, io il mio, il mio primo cellulare, a quanti anni l'ho avuto? 20, 25? <ride> Quando è uscito, non lo so però è una cosa completamente diversa. Eh sì, diversa. assolutamente, assolutamente. Allora, intanto mh, ti dicono Dark God 1977 ti chiede ma dove lo trovi il tempo di platinare le cose? Ma allora, eh, eh, dove lo trovo? Ho giocato un casino, tra l'altro Assassin's Creed ci ho giocato tipo 290 ore, devo andare a vedere, ho giocato un casino, il gioco al quale ho giocato di più credo, insieme a Final Fantasy VII, perché ci mettevi comunque una vita, ma erano anche tre CD. E dove lo trovo? Mi sono fatta un sacco di notti, non dico in bianco, però andando a letto tardissimo. L'ho trovato il tempo, adesso non lo so, non so se riuscirei a trovarlo. Beh, questo anche perché magari ci stiamo lentamente riacquistando un po' di, di normalità. Forse ne parlavamo prima, chissà. In realtà, è una barzelletta. Poi, dai giochi, eh, perché, per esempio, il mio ragazzo, Final Fantasy VII, l'ha platinato in neanche una settimana. Minchia. Però eravamo Minchia. anche in lockdown, eh? No, no, e eh, vabbè, ma lui è proprio patito. Lui li ha tutti, tutti dal primo all'ultimo, tutti gli originali. Lui è proprio patito, patito. Guarda, c'è cioè anche qua sopra, cioè qua, giusto qua sopra, un'edizione un speciale. Non so se si no? vede, sì. si vede. Cioè lui è proprio e, e, e l'ha finito tutto in neanche una settimana platinato. Ormai. Siamo, Ormai. siamo Ormai. con lui comunque, alla fine, tanto rispetto per cioè, <ride> session di gioco ovviamente lunghissime. Però mentre io giocavo a Control e, e smadonnavo con Control bello. Tra l'altro, che bello anche, ne abbiamo parlato spesso su questo canale, il modo in cui i giochi di Remedy, che è lo studio che ha fatto Control, riescono a inserire la musica no, all'interno dei giochi. È una figata perché se tu poi vai a sentire il testo di, della, della, del main theme di, di Control e eh, ti racconta il, la, la storia del gioco, poi la capisci bene alla fine. Credo sia uno dei giochi più belli che siano usciti ultimamente. Lo trovo un po' Beh. sottovalutato, Beh. non so per quale motivo. Ma la storia, la, la grafica, le musiche. Poi vabbè, non posso spoilerare se no, non ci ha giocato, altro, ma c'è un momento in cui ci sono dei titoli di coda. Eh, 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 non lo so, a me è piaciuto veramente tantissimo. Allora, ci dicono alla chat Gorman. Eh, ci dice che per lui è un gioco freddo. Io capisco quello che intende, nel senso che è un gioco in cui devi dare tu qualcosa al gioco per entrare in quell'universo. Perché se tu non sei eh, un super fan, magari, delle, delle, delle atmosfere linciane, queste cose qui. Fai magari fatica ad entrare in quel mood lì e lo capisco, um, però eh, capisco quando in, cosa intende per freddo. Poi è tutto, capito? L'architettura brutalista, tutte queste cose qua è, è austero, però io è bello Capisco, però è la cosa che a me piace un sacco perché io mi sentivo, probabilmente appunto perché ci ho messo il cuore io, quindi lui probabilmente è quello che intende col fatto che ci devi portare tu dentro qualcosa al gioco. Eh, a me, a me è piaciuta tantissimo questa cosa di, di trovarmi all'interno di una situazione completamente glaciale in cui anche le persone che si incontrano nel gioco quasi non te cagano, perché sono lì prese a fare il loro lavoro, anche quelle che lavorano. Mi è piaciuta da morire. Poi, boh, non so perché, ci ho visto anche un po', perdonami, di, di Death Stranding, più dai trailer che dal gioco. No, eh, non è una esatto, cazzata eh, lo sai questa eh, che hai detto in realtà eh, perché c'è qualcosa che lì, lì con le... visto, non lo so mi ha ricordato un po' Resident Evil per l'edificio eh, e quindi anche la ragazza non lo so l'ho collegata a Resident Evil ho visto qualcosa di Death Stranding mi sono piaciuti gli effetti eh, mi sono piaciuti i sistemi di combattimento le, non lo so mi è piaciuto un botto oh no. poi ho oh, botto. Videogiochi, cioè, cioè, cioè un videogioco che magari a qualcuno piace, oh, ma non... certo. No, poi, tra l'altro, Gorman diceva che col quel freddo lì provava a interpretare uh, il perché, no, magari non è stato sfortunato, è stato sottovalutato, è vero, anche se poi, in realtà, è uno di quei casi in cui uh, la critica, tra virgolette, l'ha apprezzato molto, e forse è, dif è difficile. Quel gioco lì è difficile da vendere al pubblico, perché è difficile um, riuscire a, far crea a creare quella curiosità lì per far, far uscire eh, sì. per far inscimmiare le persone. Eh, quello sì, quello sì, è un gioco. Che scopri quando giochi? Perché effettivamente, effettivamente a guardare anche solo la copertina non, non è una cosa particolarmente intrigante. O che ti può attirare eh, Intanto, ci risponde anche una sviluppatrice di videogiochi italiana che è in chat, Elisa che fa, ha detto è stato sottovalutato per chi non è immediato come comunicazione che è una cosa importante allora eh. intanto vado a recuperare che stanno arrivando più piogge di domande e proprio relativamente a Control dice Bremo82 che è uno dei nostri maggiori affisionato che lui pensa ci usa come podcast mentre si allena in palestra è bellissimo eh. Bene, perfetto. Uh, Mi pare di capire che ti piacciono molto le esperienze molto ricche sotto il profilo narrativo. Sei solita sì. giocare anche i titoli più vicini alla natura esclusivamente ludica legata al gameplay come Mario Kart e cose del genere? No, Mario Kart non, non tanto. Mario Kart no, mi piacciono appunto più i videogiochi con, con delle trame, con delle storie dietro che ti permettono di affezionarti al personaggio. Che quando finisci dici cazzo, adesso no. <ride> Mi sento solo. Mi hanno consigliato, tra l'altro, un, un, un mio amico che fa il cosplayer di professione, mm -hmm. un artista ed è anche streamer che si chiama Leon Kiro mi ha consigliato Detroit mi ha detto guarda per la tipologia di giochi che ti piacciono secondo me Detroit ti piacerà sì. un casino ho guardato il trailer ed effettivamente mi è piaciuto un botto e no no assolutamente poi è proprio è un gioco che eh, qui insomma Detroit è uno di quei giochi che divide perché lo studio che lo crea comunque ha fatto belle cazzate nella loro, nella loro carriera però Detroit è quello dove hanno trovato poi la forma ideale per fare quello che eh, loro cercano di fare che di fatto è un, è un incrocio tra un libro che Vecchio stampo, un film interattivo è un'avventura. Beh, io figurati, io, scritto, cioè, io su quello lì che ha fatto di ho, ho scritto una delle due tesi di laurea di cui ti dicevo prima. Figurati. No, ma allora mi piace perché per dire anche se è un videogioco diverso, però sempre un, uno di quei giochi click, click and go, click and play, come si chiama? No, cioè. Eh, Punte click eh, anche Life is Strange mi era piaciuto un sacco, nonostante la grafica non mi sia piaciuta tremendamente, ci ho lasciato cuore, eh, è certo. quello è, è tutto cuore, quello è proprio la roba adolescenziale, eh, cioè, è, eh, è la roba adolescenziale non... fatta però per gli over Trent. È perfetto, è vero. io sono super empatica e quindi sì, mi piacciono più i videogiochi che offrono anche una. No, una storia, sì, sì, no. Io Life is Strange, penso che ho pianto per giorni e giorni e giorni Ma e che giorni. Devo prendere il primo perché ho giocato al secondo. Il primo non ho mai giocato e tutti mi hanno detto: No, sei pazza! Il primo è il primo, il primo, è il primo, è forza. Io non lo conosciamo nemmeno. Eh, io no, lo no, no, assolutamente. Tu. Cioè, devi, devi giocare il primo. No, se... lo con il due. no, no. no. Eh, devi dire: il primo è proprio. Cioè, la, apri i rubinetti farò. e vai, felice, e contenta, eh, così. È, mh, Quella roba proprio in cui si perde con ogni, ogni, ogni dignità. Proprio, infatti, in chat. <ride> infatti, sì, tutti quanti stanno impazzendo su questa cosa. Su, quindi sappi che fra i prossimi giochi che devi giocare, è la no? No, ma è già. È già... Sì, sì. È già nella lista. È già nella lista. Allora, eh, fra i giochi che possono essere nella lista, il uh, giocherai a The Last of Us parte 2. Sì, perché stai, giocando la, perché stai sì. recuperando la remastered o rigiocando la remastered, assolutamente sì. Assolutamente sì. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Tra l'altro, sono curiosissima perché c'è un hype della Madonna, e ogni volta che c'è un hype della Madonna, e soprattutto tutti i voti da 10-10. Eh, no, no, già, o se... Ho già ho sentito un amico che recensisce, mi ha detto: Hai avuto la possibilità di giocarlo? Perché lui uh -huh. probabilmente ha già ricevuto una beta così. E, e gli ho detto: No, non, non lo so, ho visto solamente i tre, le ho visto le presentazioni, e mi ha detto: no, perché sono un po'. Non mi ha detto indeciso. Mi ha detto aspetta che ti recupero la parola perché mi ha lasciato. Ho detto: No, cazzo, non mi dire così perché non mi dire così perché sono. Guarda, io, lo, io ti dico la persona che l'ha finito, l'ha giocato, ci ha scritto pezzi. E, per me è una figata incredibile, punto. Cioè... Devo guardare, ma tu ce l'hai già io, giocato? Sì, sì, sono finito, ho finito, l'ho giocato, l'ho archiviato, ho, ho, ho scritto, ho, già, ho dato il mio no, momento. Ma, no, ma dicevo il 2. Sì, 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 avuto sì, il 2 è già fatto, eh, perché sai, è... quel vantaggio quindi... nostro è che noi dobbiamo arrivare al giorno in cui scriviamo le recensioni di prima, eh, quella cosa lì, eh, quindi io so tutto, <ride> stai parlando con una persona che... Non era un messaggio scritto ma era un messaggio vocale, comunque appunto era un po', non lo so, ma ha detto sono un po' indeciso. No, io, boh, io sono dell'idea, par... abbiamo parlato tante in redazione perché ne abbiamo giocato in due e poi più altri, altri colleghi di altre redazioni, è... è proprio, è un gioco che ha dei momenti effettivamente in cui è difficile metabolizzarlo. Perché è una mazzata nei denti, non indifferente. Però è no, anche. In... La... È emotivamente. E io ci ho trovato anche due parti, due scene, solo due intorno a 20, in 25 ore, quindi poca roba, in cui um, è, è un po', diventa un po' meccanico, ma come lo era il primo, eh, che a un certo punto c'erano quei momenti in cui dici: sì, vabbè, però anche meno, no? Uh, cioè. Però, nel complesso è una delle cose più impressionanti che abbiamo mai giocato. E proprio da vivere è l'esperienza più intensa di, del, di questa generazione. Cioè, questo è senza ombra di dubbio. Poi, il, al gusto non c'è il discorso di gusto, poi non è inutile. Cioè, possiamo. È soggettivo. Ma è, è vero che è enorme, perché hanno detto che è un, la mappa più grande che abbiano mai fatto. Sono 25 ore e tu dici: cioè, ci sono. Però 25 ore da parte degli esperti. Perché quando hanno fatto la presentazione, hanno detto: al 25 però 25 ore mi immagino un giocatore che sa quello più uh, fa, cioè, facile Probabilmente saranno 90. No, cioè... no, guarda, secondo me in 30 ore, 35 proprio... Ah. Poi dipende anche da che giocatrice sei, nel senso che io a una certa, un paio di... Io dovevo scrivere, non dovevo fare la recensione, ma dovevo scrivere un articolo di contorno sull'adolescenza uh, sull di Ellie, questo era il mio compito, a parlare sì. del, del personaggio e quindi a una certa lo volevo finire perché stava scadendo il tempo e dovevo correre. E quindi uh, chi ha fatto la recensione ci ha messo 30 ore, però ha fatto tutto, cioè veramente tutto. Uh, giocandolo però a livello intermedio quindi io credo che comunque se non so 30 sono 32, 33, 34 sì. però eh, quella è quella nell'ordine delle 30 Penso ore giocherai in modalità facile perché tra l'altro ho anche quel problema che ho il senso dell'orientamento zero e sono capace di girare nello stesso punto per... Eh, cioè non ti dico quando ho giocato a Blair Witch <ride> io buono, cioè veramente eh, no, è, è così. nei boschi eh, no, no, è questa roba. Però, no, vale proprio la pena. Cioè, è proprio una di quelle robe che vale la pena. Sei contento di averlo vissuto quando lo finisci, tiri giù un po' di insulti random a Naughty Dog perché diceva ah, vaffanculo, fan, mi avete fatto stare male, mi avete fatto piangere. Ho sofferto così, così, <ride> così morite stronzi. Mio però, mio grazie. Sto piangendo, grazie. Sì, sì, questa roba qui succede proprio quella roba lì. c'è cioè, la chat fra me e Giovanni, che siamo quelli che se lo sono sobbarcati no, tutto il tempo in, in redazione. È praticamente è un avalanche cioè a un certo punto un, un listone di insulti clamoroso però ora bello ora adoro sì sì sì, sì, sì 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 no è bello 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 bello, bello. poi ci dice un una di un altre di quelle domande a bruciapelo Death Stranding sì o no? sì nel senso che come dicevo prima avevo un hype talmente esagerato dai filmati che mi aspettavo cioè dai trailer che mi aspettavo una roba incredibile eh, ci ho giocato veramente poco perché dopo un po' ho cominciato a rompermi le palle perché alla fine era un gioco di missioni porta qua, trova là e sinceramente anche quel discorso che secondo me doveva essere eh, una cosa positiva, quella di cooperazione tra i giocatori. In realtà era una chiappa like, quindi non, non l'ho vista come un. ah che bello collaboriamo con questi sconosciuti in giro per il mondo? Ma io ti aiuto, però poi dopo mi dai. Vabbè, però è come funziona poi. il mondo oggi più o meno? Certo, no? Assolutamente, assolutamente. Però boh, io direi, Ni, eh. sono rimasta un po' male perché, vabbè, appunto, riponevo. È, so, chi ti ha ti fatto questa domanda? Fai, è lo stesso che ha fai, è, chi, chi ha fatto questa domanda? È la stessa persona che puntava su Kerry e non portnoi. Questa persona è penso il più grande fan dell'umanità di Hideo Kojima Quindi, praticamente sta dicendo che. Cioè, e ha detto: allora vado ad ascoltare i Trivium. Ma <ride> no. <ride> Ma no, no, cioè, che poi io, cioè, io i trivium li ascolto, ne eh, cioè scusa. Eh, eh. Ma tra l'altro, infatti, cioè, eh, sì, sì. Anzi, viva i trivium, uh, no. ma, no, ma ragazzi, ma non è una competizione, cioè chi è più figo, qual è il gioco più bello, no? no, Ma lo, cioè, lo so, a te, guarda a che me piace, e a me piace, vuol dire che io ho sbagliato, tu hai sbagliato, no? no, 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 no Ma figurati, Nevada è uno ho di, detto di noi. Che non ho, ho detto che non l'ho, che praticamente l'ho mollato quasi all'inizio, quindi potrei assolutamente cambiare opinione dalla da metà del gioco in poi e anche meno perché ci ho giocato anche meno quindi non è un, cioè, la, la mia opinione è un'opinione assolutamente soggettiva no no ma assolutamente no ma figurati è, 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 è uno dei grandi temi di questo canale il, il grande sì, dissing Mi questo su... che dai trailer cioè i trailer facevano veramente paura io vorrei un film io spero che considerino l'idea di fare un film così perché i trailer io rimanevo appiccicata e me li sono guardata 20 volte e ho detto porca vacca ma che cacchio tirano fuori ma che cacchio tirano fuori? E invece. È il mistero che c'era dietro, poi mettici anche che appunto quando esce un gioco e non c'è più il mistero decade un po' quel, quel, quel momento di, di, di emozione forte perché ormai si è rivelato no, l'arcano. No, io penso e che io... l'ho giocato molto serenamente. Fra una... Mentre lavoravo, ogni tanto mi andavo a fare la mia consegna, è bellino, bellino, l'ho vissuto molto come viaggio lento. E in quel così. caso mi ha... è stato bello. cioè, perché. però, cap cioè io capisco benissimo. È una cosa che abbiamo detto più volte. Ehm, ci sta che ci si rompa le palle a giocare a Death Stranding. Perché. Cioè, è proprio... è, è il rischio è, giochi, è eh? quello. Poi ci sta, poi. Ma eh, sì, sì, i giochi, sì, cioè, sì. No, no, è ah. assolutamente, assolut assolutamente così. Uh, ma intanto, prima intanto che recuperiamo altre domande, perché se no, sembra la lista della spesa, e raccontami un po', tu adesso sei su Twitch, sei una di noi. Sì sono una di voi Quindi sì, intanto sì, aspetta, io sparo allora, Lucio Frenetico subito canale di, di Cristina in chat Così chi non la segue andiamo a seguirla tutti quanti cioè, quindi... Allora è, guarda è Cristina Scabbia Official sì. Non è Cristina Scabbia perché si era già iscritto qualcuno a mio nome Adesso sto cercando di capire se, se riesco a farmi ridare il nome Perché quell'altro canale ha, ha due follower Nessuna attività nessuna foto Quindi è sicuramente qualcuno che si è preso il, il canale per Così, tanto per. E, um, ho iniziato da poco, ho iniziato da un, da un mesetto, però mi sto divertendo un sacco perché essendo logoroica come te, insomma, riempio quella, quel paio d'ore il martedì e il venerdì di solito, perché insomma, sono riuscita per adesso a ritagliarmi questi due giorni. Poi vediamo, insomma, se, se riuscirò ad ampliare, come dico io, mi piacerebbe anche portare il canale anche in tour. Mi piacerebbe di fare capo. magari delle live nei, nei backstage, far vedere quello che succede. Insomma, c'è un po' di lavoro anche dietro. Sì, no, ma visto anche... che ti stai, cioè, capito? Però... Stai proprio entrando nella mentalità da Twitch. È una figata, però, sempre a modo tuo: no? e... In quella super scialla, però, fatto bene. Sì, è una cosa nuova che sto, che sto imparando adesso. Appunto, sempre con l'aiuto di, di, di Leon Kiro, stiamo mettendo insieme praticamente una sorta di interfaccia nuova. Perché ovviamente quella che ho io è veramente super basic. Cioè, le prime live le ho fatte col cellulare, non sapevo neanche che cosa fosse OBS, tantomeno Streamlabs, non sapevo niente. Ho aperto la prima volta Streamlabs, ho detto, Dio, che! È? Sono impazzita perché non sapevo niente. Un altro mio amico eh, che è anche il. Um, il, il creatore della nostra community inglese che si chiama Matt Rycraft mi ha aiutato anche lui con OBS prima di iniziare a lavorare su Streamlabs. E adesso pian piano insomma sto cercando di creare un canale che sia carino anche da vedere. Perché vabbè, le chiacchiere ce le metto, i videogiochi saranno, saranno inclusi con probabilmente tante parolacce, delle quali mi scuso già da adesso. <ride> <ride> e sono abbastanza insomma una chiavica sotto tanto punt tanti punti di vista però alcuni giochi li gioco bene beh, beh, dai 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 eh, no, infatti sarà, sarà, molto, sarà, sarà divertente poi noi quando andremo a sbirciare eh, perché sicuramente eh, no quindi dicevo tra, tra l'altro ho visto eh, cioè, la cosa che sempre mi, mi diverte no? io sono, ho fatto i compiti a casa perché poi a volte ero in diretta mentre eravamo anche in diretta quindi ho recuperato un po' di cose è proprio tanto è, la, è il modo fantastico con tu switch italiano in inglese che è meraviglioso e Capisco, cioè ti dicevo, io ho visto in intera tre anni ed è quella roba in cui il cervello dissociato è sempre bellissimo. E poi c'è il fatto proprio che c'è, e questo è, in questo la pandemia no? è stata la grande, la grande rivelazione, l'annullamento delle distanze è questa sì. cosa in cui a un certo punto ci siamo riscoperti un po' tutti quanti più umani e potevamo parlare. Tu questa cosa però ce l'hai sempre avuta in fondo. E Twitch è la naturale prosecuzione di questo tuo rapporto super diretto con gli altri con i fan, ma chiamiamole, cioè le altre persone poi alla fine. Alla sì, fine. è vero, è vero. Beh, ovviamente in, in, certe, in certe occasioni devo, devo per forza, insomma, darmi un tono e mantenere un po' più di serietà, però su Twitch è come, no, non è come, è... sono a casa mia, in pratica faccio, faccio entrare gli altri a casa mia, quindi mi sento molto, molto tranquilla e soprattutto non mi vergogno assolutamente di farmi vedere per quello che sono, perché comunque i fan hanno, hanno, hanno iniziato, insomma, hanno iniziato, ormai mi conoscono già da, da tanto tempo, ci siamo incontrati di persona <ride> durante i vari tour e sanno che sono così, sanno che, che comunque sono una persona semplice, questo non vuol dire che non, che non sia una persona professionale o che non sappia i miei punti di forza, significa solamente che mi diverto con le cose, con le cose piccole perché è giusto così. Bello, bello, bello. Sono le cose che, che, che danno più piacere perché sono le cose importanti della vita, no? i rapporti umani, la semplicità, il parlare con le persone. Eh, Rumax 303 dice che non è un discorso di annullare le distanze. Uh, lei ci campa con la gente vicina tra di loro nei concerti live, sono due mezzi differenti. Sì, è vero che sono due mezzi differenti. Però io quello che dico dell'annullare le di distanze, no, in questo periodo in cui siamo stati tutti quanti a casa, um, è, stato, è proprio divertente il fatto che. Non conta poi la, la nostra vita, prima conta perché conta, però a un certo punto abbiamo riscoperto proprio il piacere e la chiacchiera perché ne avevamo tutti bisogno, cioè questo è il discorso della distanza, e. Hai iniziato anche a, a videochiamare, certo. anche, anche, eh, come hai detto tu, diciamo che si sono aggiunti mezzi per tante persone che magari non li conoscevano prima per comunicare in un momento in cui non era possibile stare vicini, è ovvio che un concerto è diverso, un momento di aggregazione è una cosa completamente diversa avere una persona davanti a te e interagirci, però se non c'è l'alternativa... Eh, io penso che sia comunque bellissimo videochiamare fare le video chat o, o streamare o mettere dei video eh, su youtube è comunque un, un metodo di comunicazione importante no no assolutamente poi cioè, io punterò sempre su questa cosa e spero che ce la portiamo dietro no? il discorso di, eh, di riscoprirsi umani che a volte ce lo dimentichiamo e invece, invece questa è la, è, 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 è la cosa che spero che tutto questo ca casino ci porteremo per per anni ma per sempre non è, che ce la dimentichiamo, eh. non è che ce la dimentichiamo è che qualcuno ha paura che mostrarsi troppo umani voglia dire dimostrarsi più deboli è vero c'è questa paura perché in un mondo in cui tutto è presentato alla perfezione in cui tutto è filtrato in cui ci sono più filtri eh, di Instagram che, che, che foto normali Uh, io penso che sia una cosa abbastanza comune il fatto magari di non sentirsi all'altezza, di avere paura di fare la cosa sbagliata, di dire la cosa sbagliata ed essere giudicati, perché sui social media soprattutto tu ti metti in balia di, di tutti, anche gente che non ti conosce può essere libera di dire qualcosa di negativo su di te e quindi mh, credo che ci sia questa paura, però per contro io penso che proprio esse, l'essere se stessi è la cosa liberatoria. Che, che veramente, ma veramente liberatoria, perché ti libera da tutto, perché facendomi vedere per come sono, nessuno può dire un cazzo, non perché non devo, non devo controllarmi, non devo far vedere ciò che non sono e quindi preoccuparmi quando li vedrò di persona, cosa farò, come mi comporterò, come mi vestirò, sarò truccata, i miei capelli saranno a posto. Cioè, così ho, ho, risolto, ho risolto tutto. Vero. Perché pensi così non potrei essere, <ride> Cioè è vero, però la, la realtà è quella: cioè, tu mi stai vedendo nel momento in cui peggiore. Cioè, sì, ho, ho messo un po' di trucco, però ho dei capelli che fanno schifo, eh, c'è l'umidità, è, eh, è buio, ho le occhiaie, non, eh, sono stanca e quindi. e quindi, come dice Nevada, vale, viva lo sticazzi! Eh, questo è, mi sembra una. Cosa, se mi fossi presentata iper figa, parruccata, truccata no. sarebbe cambiato qualcosa? No, no, perché sarei comunque stata la stessa persona. Eh, infatti, c'è, cioè, sa come Samantha F75 dice che complimenti per questo tuo presentarti a questo sapone. Se è bellissima e sei bellissima è lo stesso. Pochino di trucco, un po' di trucco, domanda totalmente a caso di Astro Poi recupero quelle che sono arrivate prima. Quindi, ragazzi, non vi preoccupate, c'è Lucio che me le sta segnando tutte. Quindi, non è che. Però, questa mi fa troppo. Cristina, ma tu nell'orata all'acqua pazza ce li metti i pacchino, <ride> allora non l'ho mai fatta, e non conosco la ricetta. Però, i pachino mi piacciono, quindi ce li metterei a priori eh, quindi, ed è tutto, tutto bellissimo. È, eh, perché non eh, ho che, è il momento Boris. Questo, tu pensi che qua c'è un grande culto della serie Boris in questo canale, ma nella, uh, nella nostra vita di questo settore. Proprio un settore molto legato a Boris, perché il concetto di viva la merda e smarmella. Tutto sono due, due le cose che ci ripetiamo: tipo mantra. Quindi, se non ah, hai la... visto la serie Boris, recupera. Perché eh, eh. ti spiega proprio eh. l'Italia nelle piccole cose, è una grande scuola di vita, eh. e poi capirai anche mm. questa cosa dell'orata dell dell'acqua dell pazza e come dice Sole un altro dei mantra della, di, di questa serie è la qualità ha rotto il cazzo è eh, sì, tra l'altro la trovi su Netflix quindi è facile da recuperare eh, ti consiglio tra eh. l'altro Netflix, visto che appunto partiamo da una domanda che non c'entrava niente, un'altra un risposta che non c'entra una mazza, ma su Netflix ho visto una serie nuova. Perché mi chiedono sempre di consigliare le serie nuove, Vai. no? E alla fine si cade sempre sulle solite. Ne ho vista una completamente italiana, che è una figata pazzesca. Si chiama Curon. È vero, ne abbiamo. Cioè, allora, sì. Ce l'abbiamo parlato è anche noi. È bellissima, se non sapete cosa guardare, ve la consiglio caldamente. Veramente, veramente bella. È una veramente bella, merita la grande e quando ho visto che è completamente italiana. Quando, quando ho visto che era stata interamente prodotta con attori italiani in Italia. Bella bella, 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 io, bella. io non l'ho ancora, giorni... ancora vista, perché ho sentito pareri discordanti però la... cioè, poi quando avrò le giornate di 48 ore e eh, non starò in diretta quelle 8 ore al giorno eh, la, la recupererò e ti farò sapere a me perché... un po' piacere il genere no. eh. a me sembrava di guardare dei film vecchi dell'orrore eh, ma figo. Bello, bello, no, io figo lo segno. Però, come... segno, se, segno tutto, segno tutto perché così. Intanto eh, intanto in chat pure si cioè dice: Sono d'accordo con te. È proprio una figata. Sole dice: su IGN non siamo molto d'accordo. Perché ho sbirciato la, la recensione su IGN nel nostro Doc Manhattan. Nel DOC Manatta mi è piaciuta. Però, Eh sti cazzi. Eh, succede anche questo. Ah, è una questione di gusti. Certo, però vabbè, sì, no, ma infatti, no, 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 ma poi ben, bene così, di poi, 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 poi andiamo a recuperare altre domande. Che insomma, Lucio mi sta. Facendo la lista, allora, eh beh, questa è la domanda. Pure che ti faranno sempre: la faccio. Ma prima, nuovi album ma è appena appena uscito, uscito, dai, è uscito dai. Cioè... no? Ragazzi, nuovi album? Al momento, no. Al momento, eh, no. Godetevi. Eh, Black Anima, praticamente <ride> si è rimasti bloccati all'inizio del, del ciclo di Black Anima. Quindi, ancora presto per, per un nuovo album cioè, eh, Poi, invece, ritorniamo a, a, a Bomba sui videogiochi. Eh, ci dicono, uh, sono i. In... C sì, è una domanda a entrambi alla fine: avete mai provato il gioco Beyond, Go uh, Beyond Good and Evil 1? È un gioco stealth. E poi, no, e poi, no anche poi fai un'altra domanda sui giochi stealth, tipo Splinter Cell. Su Beyond Good, tu l'hai giocato il primo. Beyond Good and no. Evil è un gran bel gioco. E tra l'altro, stanno facendo il seguito, è sempre di Ubisoft. È un gioco molto uh, poetico. Non so se recuperarlo oggi riesci ad apprezzarlo proprio perché non è invecchiato benissimo. Per quanto sia una figata, un'avventura di questa. Fatto giornalista, però, in un mondo con gli animali, diciamo, uh, antropomorfi, è comunque un, gi è un gioco che ha una trama anche molto. È, sembra una fiaba all'inizio, però in realtà è una trama bella, pe bella pesa. È molto bello, però, a questo punto, no. il, il, io, di io direi che è un. Pensiamo al seguito, che prima o poi uscirà e sembra una figata clamorosa. Tanto ci dicono che dalla chat, infatti, recuperato oggi il primo è invecchiato maluccio. Però, è, mm. no, è, io, io l'ho giocato, il primo era una figata. Per cui, se gioco quello nuovo, non capisco di no. che cosa si sta no, parlando. No, no, a parte che dobbiamo sperare che esca, perché lo, stanno, lo stiamo aspettando. Io l'ho visto la prima volta, penso che sia tre anni fa. E, e quindi tre anni fa era che figata e adesso già siamo passati che arriverà per, su PlayStation 5 praticamente perché è così. quindi è, è un gioco super particolare quindi ci stanno mettendo tanto perché vogliono fare una cosa enorme e quando, quando le ambizioni sono alte poi il rischio eh, è tanto però Splinter Cell me lo ricordo sì, Splinter Cell è un altro di quei giochi che tutti quanti vorrebbero un nuovo episodio io non sono troppo legato al franchise di Splinter Cell, lo dico, e fra le tante cose, cioè, fighe che ha fatto Ubisoft, io dico, me lo, me lo ricordo, bello, eh. Sì, ok, bello Bello, però. bello però. Ma... E mentre la realtà virtuale l'hai mai provata? Chiedono. Realtà virtuale come vi VR? Sì, no? sì. Sì, ce li ho, ah, eh. ce li ho. Dopo un po' mi viene da vomitare, <ride> e, no, e qual è, 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 è però? Se c'è un gioco che ti ha colpito tanto in VR, oppure allora, no? La prima esperienza l'ho allora, fatta in un locale che mi fece provare eh, appunto i VR con il video, quello del dinosauro che ti passa sopra la testa, quella è stata proprio uh -huh. la primissima, quello che ha, che ha rotto il ghiaccio. Poi mi sono stati regalati appunto i, i VR e ho eh, oh, Resident Evil. E ho giocato a tutti i giochini, quelli che sono, sono presenti nel, nello store, scaricabili e, e Skyrim, un pezzettino di Skyrim. Ma dopo un po' veramente mi viene, mi viene da vomitare. Eh, è bello perché è bellissima l'esperienza di, di, di sentirsi completamente avvolti, ma dopo un po' de, devo, devo smettere perché mi gira veramente la testa. Però è bellissimo tra l'altro c'è Un video sul mio Instagram mi fecero provare eh, non i VR quelli della PlayStation, ma, ma era tipo: non era neanche gli Oculus, era una roba una, una cinesata <ride> su, su cui tu mettevi il cellulare, okay, una roba del okay. genere. però appunto ti trovavi in questo in questa foresta con, con i dinosauri che non ti attaccavano, ma ti passavano vicino. E c'è un video divertente, tra l'altro, sul mio Instagram che ho ripostato poco tempo fa. Che fa ridere perché si vede che me, sta, me la stavo facendo sotto perché mi passavano di fianco. Quindi, comunque l'esperienza è bellissima. Però non riesco a sostenere. No, no, okay, eh, ma è tosta, è proprio, è proprio tosta fisicamente. è la cosa che per quanto non mi dia fastidio allo stomaco, la cosa che ho sempre notato è che a una certa, il mio corpo dice: Sì, però c'è qualcosa che non sta funzionando è come dovrebbe. Non... Eh certo, sì, eh, sì, è questa è la cosa eh. che fa strano. La protezione del corpo che ti dice: Ascolta, non sai dove sei, non sai se sei girato a destra o a sinistra. Eh, sì, infatti io, mi è capitato un paio di volte quando sono andato a provare. intanto grazie a Emma Crowley per il follow, ma grazie a tutti quelli che nel frattempo sono arrivati a seguirci. Siete, siete tanti, siete bellissimi. Io vi ricordo anche che se volete che questo canale cresca. E se, se vi piace stare qua, continuate a seguirci, e ci va bene così. Per tutti quelli che già ci seguono, come dice Lucio, potete supportarci in tanti modi con i cuoricini, condividendolo con gli amici, con l'abbonamento tra i più. Prime, eh, vi ringrazio a prescindere perché è importante per noi per crescere. E Vi ricordo che noi abbiamo anche il canale Discord, un server Discord che potete venire a parlottare con noi vita all'ora durante. Tanto ci trovate sempre svegli perché qua insomma si dorme poco, quindi <ride> insomma, eh, eh, c'è sempre qualcuno attivo. Però, Tornando al discorso VR, cioè proprio io. Ricordo una volta che andai proprio all'evento di Oculus e provai tutto, tutti i set. A un, a un certo punto, dopo aver giocato come un deficiente a Beat Saber, che resta una grande una grande invenzione e uh, provai un'avventura e ricordo benissimo la sensazione di perdere l'equilibrio e stavo lì, stavo, ero fermo poi ho perso l'equilibrio come un pirla e stavo per cadere praticamente faccia a terra in questo luogo però rimasi in piedi e ho salvato la dignità però è quella è l'unica cosa che noto che dopo un'oretta e mezza, due ore in cui provavo, toglievo, cambiavo visore così io ho perso completamente il senso dell'equilibrio ed è eh, strano, sono è... cioè, proprio le, le vertigini No, ma poi da sola non gioco mai. Quando sono da sola a casa non, non ci gioco proprio mai. Perché ho paura di perdere veramente il senso dell'orientamento andare a sbattere contro qualcosa. Perché dovresti avere una palestra aperta, libera, senza, senza nessun oggetto contundente e, e, e la PlayStation che è impossibile. Quindi non mi fido da sola. No, no, è vero, vero, vero. Intanto cioè, ci stanno seguendo Giovanni e Francesca che fanno parte della redazione di, uh, di Gene. C'è cioè, Francesca, soprattutto è una cantante ed è. Grazie. E ci, e ci dice: uh, Io da cantante ho una curiosità. Vorrei chiedere a Cristina se c'è un gioco per cui lei piacerebbe interpretare il pezzo di punta. <ride> Final una fantasy. Eh, ci sta, no. ci sta. No, vabbè. Sì, vabbè, az è azzardata questa cosa. Però o se no, o... o se no, non lo so. Il prossimo God of War. Bello quindi. Quando uscirà? Eh. <ride> o un Dark Soul a caso? Se avanzano delle. Se avanzano delle, non lo so, delle colonne sonore. di... Se <ride> avanzano delle colonne sonore. Si è bellissimo. <ride> no, sai cosa? Però più che cantare, mm -hmm. che lo so che è il mio lavoro, mi piacerebbe doppiare un personaggio di un videogioco, di un cartone animato, mi piacerebbe da morire. Perché io sono bravissima con le vocine. Bello. E mi piacerebbe un casino. Eh, quindi... Quello mi piacerebbe tantissimo farlo. Beh, quindi... quindi, se avete bisogno di una voce per un videogioco, qualche eroina super figa. Con le, con le contropelotas mi, mi piace. Cioè, subito in chat c'è l'urlo: 'Vocine, adesso'. Ah, dipende. <ride> allora, dipende dalla vocina. dipende dalla vocina. <ride> È andata, è finita. È... Grande momento. Questo grande momento di televisione, come hai detto, adesso Nevade dice che questa vocina, prendila, mettila su un personaggio di Doom, è perfetto. Esatto, visto. Um, cioè È meraviglioso. Cioè, tutto è... No, la chat è impazzita. Eh, tutto... Quindi niente, no, a questo punto ecco, quindi studi di doppiaggio all'ascolto e eh, abbiamo una candidata egregia, e eh, quindi penso che abbia fatto mi piacerebbe anche piacerebbe subito... piacerebbe tantissimo, adesso poi gli studi di doppiaggio sono, sono, sono anche loro contingentati perché conosco Emanuela Pacotto che, che lavora uh -huh. nel mondo del doppiaggio da, da tanti anni e glielo detto, gli ho detto pensatemi, vengo a gratis, voglio provare, voglio vedere come si fa che in realtà io non ho mai fatto doppiaggio, l'unico doppiaggio che poi non è stato un doppiaggio è stato su una pubblicità che misero a The Voice, era di un telefono, uh -huh. e dovevo praticamente enunciare tutto il discorsone, sai, il solito pippone il solito, se sei bello, se sei figo, se sei a favore della vita, eh, allora prenditi questo telefono e quindi dovevo insomma interpretare sta, questa parte. E, e mi sono divertita un sacco. Mi sono divertito un sacco. No, no, E magari che ne sa? Che, che ne sai? Tra l'altro ci dice: Immagina un dialogo tra te e Luca Ward. Con Luca Ward con la voce impostata, e tu fai le vocine. Cioè, perfetto, esatto. perfetto. Benissimo, perfetto, Io perfetto. Ci sto. perfetto, perfetto. Ci sto. E intanto. C'è eh, un'altra cosa interessante che avevo letto, allora c'è cioè, che La domanda del fanboy del Basta mascoloni incazzati nel metal. In un futuro prossimo, possiamo sognare un mega album con quartetto con te, Simon Simmons, Lena Cicerans e Alessia White Glass? <ride> Ma guarda, allora noi parliamo sempre di collaborazioni. Ricordo che un po', un po' di anni fa si era addirittura parlato di una sorta di super gruppo, però è veramente. È impossibile metterci d'accordo, non a livello caratteriale, ma proprio a livello di impegni, eh? non solo per il fatto che viviamo in posti completamente diversi, ma anche perché ovviamente ognuna di noi è occupatissima col proprio gruppo. E comunque scrivere una canzone, comporla, eh, registrarla, non è, non, è una cosa, non è una cosa molto semplice, anche perché poi entrano in ballo le case discografiche. Di ognuna di, ogni, di ognuna di noi. E anche quella è una cosa che tanti non considerano, no? E pensano che basti trovarsi, registrare e buttare fuori una canzone. In realtà non è assolutamente. La, così La risposta giusta, in questi casi è il cazzo, ragazzi, è proprio non è così. <ride> cioè. Quindi, comunque ci vogliamo, ci vogliamo molto bene. Ci piacerebbe fare questa cosa, ma. Purtroppo no. al momento non è, non, è, non è possibile, non è fattibile. Eh, tra l'altro, non so se sai, hanno annunciato da poco questo gioco che però al momento è solo PC, eh, che si chiama Metal Hellsinger. È praticamente immagina Doom, solo che invece che semplicemente sparare ai mostri, eh, lo devi fare a tempo di musica. Quindi tutti i movimenti che fai devono seguire la battuta. La colonna sonora è tutta originale, è tutta metal. È tipo, e c'è tipo il cantante dei trivium, poi c'è la cantante degli arcenemi. La colonna sonora è tutta originale, e ovviamente sviluppato in Svezia. <sussurra> L'hanno annunciato qualche giorno fa. Oh. Ah, ma non mi ha detto niente, Alice. Eh, Quindi magari, magari non poteva. <sussurra> Ah, eh? Magari non poteva in assoluto Ma adesso che è uscita Perché a lei non, non gli interessano proprio i videogiochi quindi... eh, allora, eh, Intanto tra l'altro ci dice che infatti In chat tra poco arriverà il link all'anteprima di oggi Che abbiamo pubblicato mm -hmm. l'anteprima sul sito E io noi l'abbiamo visto anche troppo Perché in quattro eventi diversi quest'estate Che abbiamo seguito in quattro giorni diversi C'era ogni giorno il trailer di El Singer In cui toglievano la gonna sonora E c'era lo sviluppatore che uh, Immagina il, il classico svedese Che non ha voglia di parlare sì, su sfondo nero. No, no, sfondo bianco. Sì, però stava proprio talmente svaccato che stava tipo lanciato sul divano con la mano dietro la schiena. E proprio non ci aveva sbatta di parlare, non, non voleva parlare. E quindi, e quindi al posto di farci sentire la colonna sonora, che cazzo, cioè la colonna sonora originale, uh, metal. Fammela sentire. E eh, no. no. Eh, invece no. Però è. Però, insomma, è, guardatelo, che è divertente perché è proprio questa roba di mettere. Cioè il gioco, il rhythm game. Tu normalmente te lo aspetti con le musichette. Invece no, questo è un rhythm game sul, sul metal e in cui devi sparare i mostri. Cioè, ma il metal si è sempre sposato sì, da Dio sì. con i videogiochi. Comunque, eh Beh, cioè, ce ne sono tanti di videogiochi. E poi hanno una colonna sonora. Metal. Io, io ricordo sempre, eh, fra i giochi che viene citato sempre poco quando si parla di metal e videogiochi, Guilty Gear. Il, il gioco di è un gioco di, 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 di un picchiaduro a incontri, stile Street Fighter, eh, Street Fighter, così così. È un gioco giapponese. <ride> Però tu immagina che tutti i personaggi, ma tant'è che anche i personaggi, c'è uno che è fatto a Guisa di Axel Rose, un altro che si chiama Kiske. Quindi, ovviamente, le citazioni sono all'ordine del giorno. E c'è proprio Kai, Kai, che è il personaggio principale, che ha sembra una composizione epic metal sotto. Quindi quando combatte, suona questi scenari con l'epic metal a palla sotto. C'è cioè una. un fan tra i, tra i programmatori. Eh immagino proprio, sì, sì, cioè è fatto proprio. Sembra proprio il, il gioco dei. Metallari che si picchiano. Però immagino con una grafica super anime. Però quindi non, non per, per niente con l'iconografia metal. Però immagina okay. super anime, fantasy anche a volte. Ma una figata. Tanto Ale ah, DJ007 ci, ci segue. Sì, poi ce ne sono tanti di giochi. Cioè, tipo Brutal Legend, perché, beh grazie a. te È, è, è proprio l'iconografia, no? Del, I giochi metal Brutal Legend è quello. Però poi ce ne, ce ne sono proprio tanti piccoli. Um, tanti piccoli giochi in cui c'è il metal viene utilizzato proprio in una maniera meno banale di quanto sembri. Cioè, tu prendi le chitarrozze, ammazzi i mostri a posto così. E invece cioè, no, perché poi. Invece no, c'è tutto una, un lavoro dietro. Eh, sì, sì. 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 Poi allora vediamo un po' altre domande che ci ci lanciano. Um, ah, beh, mamma mia, questa è un'altra domanda che non ti invidio, però te la faccio per, perché sono una persona brutta. Um, quali sono i tuoi gruppi musicali preferiti e quali quelli che, ti hanno che vi hanno ispirato di più? Domanda che penso ti abbiano fatto 75 miliardi di volte, e quindi facciamo più uno. <ride> Vabbè, io ti butto lì Taipo Negative, che sono sicuramente uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Eh, sono anche amici. Uh, Peter ci manca un sacchissimo, quindi loro li devo citare per forza. Paradise Lost sono stati tra le grandissime fonti di, di ispirazione uh, e poi nel calderone tutti insomma i gruppi metal che abbiamo ascoltato negli anni, dai Metallica agli Iron Maiden, ai Pantera uh, e, e, e compagnia Bella. Ma non ho un gruppo preferito. A me la musica piace tutta, e, e non solo metal, nel senso. Musica è, ce n'è tanta e, e ci sono tanti artisti, tanti, tanti gruppi meravigliosi. Quindi, dai, ve ne ho già detti due. Eh, no, insomma, già. Tra l'altro, um, Paradise Loss è vero, è il nick del nostro: uno dei nostri editor. È il nick su, sul PSN, Paradise Loss. Beh, non so se. spero che sia per il gruppo perché se no ti disconosco tra, tra gli amici. E... <ride> no, in realtà, poi è anche il libro, è chiaramente tutto parte dal libro di Milton, però è però Insomma, Paradise Lost. Io ricordo ancora um, in, in autoradio quando sentivo uh, 3 a.m. dei Paradise Lost con Liv Christine, che c'era il duetto tra loro, e, no, canzone che per me era una delle canzoni d'autoradio. Appena avevo preso la macchina, tra l'altro, quindi non si è tanta. Io credo di avere una cassetta bootleg addirittura prima di conoscerli, molto prima, sta, eravamo proprio agli inizi, 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 alle, proprio agli albori del, del, del gruppo e. E ho, ho un'esperienza meravigliosa col cantante Nick Holmes che aveva, avevano suonato praticamente a Milano avevano fatto un mm -hmm. concerto a Milano Io ero gasatissima prima volta che li vedevo non vedevo l'ora emozionante concerto meraviglioso a fine concerto nel locale vedo Nick al bancone del bar che si sta bevendo una birra post concerto quindi figurati vent'anni fa Inimmaginabile, no? Comunque, qualcuno che ti piace tantissimo a livello artistico che si beve una birra da sola. Timidamente mi sono avvicinata, il mio inglese era pessimo allora ed ero talmente emozionata. L'inglese lo sapevo poco che un le uniche parole che mi sono uscite sono The concert was nice. Ricordo <ride> proprio lo sguardo di disagio, proprio di, di odio, di, neanche di odio indifferenza misto disgusto di Nick che proprio si è girato con la birra in mano mi ha fatto thank you e, e poi dopo abbiamo parlato più volte di questo, di questo aneddoto e, e ne ridiamo spesso e volentieri perché io insomma avrei voluto dire di tutto avevo un arcobaleno di, di, <ride> di parole che non mi sono mai uscite dalla bocca tranne quella frase in pausa oh, ehm, ma è classico io ricordo le prime volte quando, le prime volte che mi capitava di fare interviste a, insomma per concerti io, tu pensa che al, come dicevo ho iniziato a scrivere di metal alla fine prima che di videogiochi e io le prime volte che andavo in giro a fare le interviste Interviste le cose ero veramente. Cioè, se io mi riguardo adesso, direi a, a Coglione, che è sempre la citazione del nostro fantastico hater che amiamo tanto. Eh, ma perché così? Perché tu arrivi là, c'è cioè, tutte le cose in mente, poi arrivi davanti a una persona che comunque e tu... ti piace così e eh, ti, eh, ti, ti si allappa la bocca. È stato un po' comero. Ti viene da però dire devo, devo dire la verità che ho avuto la fortuna. Poi eh, di sbloccarmi. Perché ho inanellato una serie di poi di concerti con la scena italiana dell'inizio anni 2000 Quindi. I vari Roberto Tiranti, cose così che sono super tranquilloni. E quindi poi lì ti scatta invece la cosa che. Tant'è che poi arrivai a un certo punto a fare questa intervista ai Royal Hunt che fu divertentissima. Perché era un grandissimo casotto. Il loro concerto. Poi proprio in un pub anche piccolino. Quindi, grande divertimento. Tant'è che poi mi ricordo ancora che il momento più bello di quel periodo fu poi quando scoprì il modo di interfacciarmi con gli artisti che era semplicemente trattarli come esseri umani, cioè grande, grande scoperta. Sì, <ride> cioè, e io ho passato un, um, un festival nel backstage con... Um, con um, oddio, uh, oddio, il gruppo Il gruppo del, del marito di, di Liv Christine. Eh, oddio, eh. Eh, scroll, eh, no, che, che non più sposati. Eh sì, l'ex marito, all'epoca erano sposati. Eh. E... Liv exactly. No, e gli Atrocity, che... Atrocity. Atrocity già giusto, con, 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 con Live's Zeiss poi il gruppo che ha fatto sì, lei, insomma, sì, è, sì. e quindi ha passato un fantastico, cioè tutto nel backstage con loro. Tra l'altro, scoprendo che fondamentalmente nessuno di loro, poi di base nella vita, era senti, ascoltava metal, uh, tutti quanti che tipo la, la sagra del mangiare bene, bere poco, cose così, quindi era una figata incredibile. poi <ride> Tantissima sì, sì. tra l'altro nei camerini, eh. secondo me un sacco di fan, i, quelli proprio i defender, i duri e puri, i non ridirebbero perché vedrebbero un sacco dei loro idoli ascoltare musica che è tutto meno che metal, parlare di tutto meno che del metal. E Si sorprenderebbero parecchio. Sì, sì, no, ma tra l'altro poi invece avevamo nel, nello slot a fianco c'erano i grave digger che invece erano, univano la cultura teutonica del bere e il cibo napoletano perché si erano fatti fare questa teglia di lasagne cioè al ragù napoletano, quindi questa roba così che se la, spa se la spaccavano così e quindi era la festa. Però vedevi cioè, gli atrociti che tu ti aspetti, no? cioè, il gruppo death metal ti aspetti invece erano, sembravano... Uh, cioè, il Pippi calze lunghe sì, e candy candy, e poi dall'altro, invece loro che arrivavano i Boati. Cioè fu un, è una, una delle esperienze più divertenti della mia vita. E, è tutto, tutto fantastico. Infatti, abbiamo detto, tanto detto Ragù Napoletano e la chat è esplosa, eh, vedete un po'. E, come vedere Cori Taylor ascoltare Cristina d'Avena prima del concerto. E, no, è, è, no, perché quello sarebbe divertente. Cori Taylor, ragazzi, Cori Taylor è la persona più aperta certo. mentalmente, musicalmente che voi possiate immaginare. Eh, cioè. Lo dico, certo. lo dico qui, assolutamente. Cioè, Cori è una persona divertentissima che ascolta ovviamente metal, ma ascolta un sacco di altre cose che non sono assolutamente ma zero metal. Ed è il suo bello, perché secondo me è... la, musica, la musica è bella, ragazzi. Non dovete ascoltare un genere solo, c'è sempre qualcosa di interessante da. Da qualunque genere, <ride> non in tutti gli artisti, ovviamente, ma intanto ribaltano. Quindi Cristina D'Amena nel camerino ascolta black metal e magari sì, raga eh, che ne sapete? Eh, io... eh, oppure ah. i Coldplay tornano in camerino e invece si sparano tutta. Cioè, dicevano in chat, si prendono un CD a caso di Nuclear Blast, lo lanciano là dietro. Ma guarda, che non c'è niente di più facile. Io durante questi anni ho conosciuto un sacco di persone, dal panorama anche musicale italiano che fanno tutt'altro che metal che mi hanno detto di essere comunque dei metal o mi hanno detto no oh, cazzo questo qua lo adoro, no perché gli non spaccano, no perché Pantera mi piacciono un casino quindi non date per scontato che se una persona suona metal deve ascoltare solo metal e se una persona non è vestita metal e non fa parte di un gruppo metal o non è un artista metal non ami il metal assolutamente No, no, cioè scusate Post Malone e Lady Gaga sono due metalhead parliamone sì, sì, sì. e quindi come la mettiamo? Eh, come, come, eh, come citano, citano che i Pooh ascoltano me i Pooh tra l'altro fanno parte comunque della cioè sono la Una versione, la versione più metal, pop eh. ma che arrivano dal prog, dal prog rock e prog metal italiano esatto, cioè, ho fatto, metti delle schitarrate più forti ma alcune ma, canzoni dei Pooh sono metal eh. no no ma assolutamente ma poi io dico sempre che i, cioè, tantissimi grandi musicisti italiani si sono fatti accompagnare da, uh, da turnisti o musicisti che hanno i controcoglioni e vengono da quel mondo lì. Io lo cito sempre: no? certo. I, uh, i, i concerti di Baglioni co, con alla batteria Kevin Harrison dei Porcupine Tree. Sì. Boom. Cioè, cioè, sì. <ride> capito? È, questa roba è, è proprio un, un discorso proprio di, uh, di cultura musicale. Noi abbiamo sicuramente il cantautorato e tutta una serie di cose nel, nelle nostre corde, però quel, quei, quegli artisti lì. Poi uh, comunque conoscono la musica che poi magari ci piace dire che ci identifica o quello così, però è, è molto più fluido di quanto poi non si pensi. Anzi, eh, proprio una storia. Perché uno che ascolta metal, cioè un, una persona che, 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 che appunto ama il metal, ascolti tutto il metal in generale, perché anche nel metal ci sono delle sottocategorie che magari potrebbero piacere di meno. È un, po', è un po' troppo ampio come, come discorso sì, sì. No no ma assolutamente Infatti tra l'altro la musica buona è, La musica buona è buona musica come, Che poi è una, è una roba che sembra banale Ma è così assolutamente è così Poi sì, sì Gorman i Porcupine Tree Sono prog però è tutta C'è cioè, tutto un discorso è la famiglia, eh, sì. Sì. Soprattutto, soprattutto in America Per dire tutto è sotto la famiglia Del rock non importa se è prog, se è metal, se è black metal, se è trash, è sempre tutto sì. rock metal comunque. Eh, no, e io lo trovo anche giusto, lo trovo anche giusto. Sinceramente le, le sottocategorie hanno un po' rotto le balle. Assolut no, io ricordo ancora quando i primi cd che compravo, ricordo ancora il primo cd dei rhapsody che comprai, um, sì, quando era Hollywood, Symphonic Epic Metal. Ma che, che cazzo! ma vabbè, eh, 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 vabbè. Eh, però magari, no, vabbè vuole dare un'idea del genere che si fa eh, che sai anche noi siamo ancora catalogati come per tanti sotto gothic metal ma noi non siamo gothic metal cioè per me la musica gothic è tutt'altra cosa però eh, cosa fai fai 2 più 2 e dici ok sono vestiti di nero atmosfere oscure che musica fai è eh, gothic metal cioè la butti un po' lì però è ovviamente una cosa riduttiva che però può darti l'idea vagamente... No, no, assolutamente... Poi a me, me fa ridere, però il problema è che poi quando le etichette... Lo dicevamo prima, no? Quando le etichette diventano delle categorie mentali è brutto, poi... Però invece quando la prendi a ridere è tutto... A questo proposito, c'è una domanda effettivamente interessante e non banale, uh, okay. nel senso che um, da group, cioè appunto raccontato, abbiamo raccontato un po' la storia a grandi linee, no? E, e ci dicono... Come fa una band italiana che ha successo, poi soprattutto all'estero in America, voi gli spaccate i culi a, a proprio a raffica, e quanto è stato difficile come, come, come è arrivato questo, il, il grande, la, la consacrazione fuori? Eh. Eh, eh, allora, dovete innanzitutto pensare che questa cosa succedeva nel. Cioè, so, parliamo del, parliamo dell'America, no? Noi abbiamo iniziato ad andare in America nel 2001, quindi trasportatevi praticamente una ventina più o meno di anni. Indietro, eh, le cose erano molto diverse. Eh, noi siamo stati scoperti in modo diverso perché non c'era streaming: non c'era ti mando il link, ascolta la mia canzone, non c'era neanche il CD. Quando abbiamo iniziato, noi, noi abbiamo mandato una, una promo con due pezzi su cassetta alle case discografiche che ci interessavano e avevamo preso gli indirizzi. Dal, dal, dai cd, dalle confezioni dei cd che riportavano l'indirizzo della, della casa discografica quindi noi collegavamo i gruppi che ci piacevano alla casa discografica alla quale noi mandavamo il nostro pacchettino con il demo, la foto e, e questa bio super streaminzita perché aveva, ovviamente non avevamo fatto una mazza il successo in America è arrivato, comunque il passo successivo è arrivato eh, dopo l'Odsfest che eh, si è svolto nel 2004. Non abbiamo preso parte di due Ozfest, uno nel 2004 e uno nel 2006. E, eh, ed eravamo stati scelti per questo festival organizzato da, da Ozzy Osbourne e dai figli di Ozzy, che erano quelli che diciamo avevano gli occhi un po' più aperti e le orecchie un po' più aperte nei confronti delle novità, ci avevano sentito, gli eravamo piaciuti e eh, volevano, insomma, che partecipassimo a questo festival. In questo festival, tu prima dicevi il fatto no, che io faccio un po'. Quello che cazzo mi pare, e così fanno i Lacuna Coil perché per noi è importantissimo fare quello che ci piace, al di là delle mode, al di là di quello che richiede il mercato, che può piacere. Noi andammo all'Odsfest con un genere musicale che nessuno in quel momento faceva, perché lì andava molto la musica alla, non so, All That Remains eh, piuttosto che il metal più classico. Eh, in quell'anno lì c'erano gli Slip Note che facevano i Liner, del second stage, e nel primo eh, ovviamente c'erano i Black Sabbath, ma non mi ricordo chi c'era prima, prima di loro. Comunque, cose insomma che in, che in America si sentivano da, ma, da molto tempo. Noi siamo arrivati. Essendo l'elemento completamente diverso perché portavamo appunto una musica più europea, più particolare che la gente non si aspettava e finimmo per diventare il gruppo eh, che eh, ha venduto più CD praticamente dopo gli Slipknot perché c'era una tenda di una. di una. Mh, eh, di una mh, il nostro Media World. Mettiamola così, però più legato ai CD che si chiama FYI. Avevano questa tenda in cui vendevano tutti i cd di tutti i gruppi che facevano il festival. E, e dopo aver suonato, in pratica tu facevi una signing session lunghissima con un sacco di gente che aveva comprato il cd che se lo faceva autografare. E noi risultammo il gruppo eh, con più vendite dopo, dopo gli Slipknot Figo. di tutto il festival. Quindi per noi è stato un trampolino di lancio incredibile. Una radio americana si innamorò pazzamente di noi. Una radio che adesso purtroppo non esiste più, l'hanno chiusa da poco, che si chiama WAF. Che era un po' la radio che settava i trend, nel senso che quello che mettevano loro, le altre radio dicevano: Aspetta, che c'è qualcosa di nuovo, teniamo, teniamo in considerazione questa cosa. E quindi cominciarono a suonare a loro gusto Evans Lie, che non era neanche pensata come singolo all'interno del disco. E da lì, in poco tempo, più di 100 radio americane sa, stavano suonando Evans Lie, e ovviamente ci portò un sacco di attenzione che paradossalmente ci portò più attenzione in Europa perché tornati in Italia MTV ci richiese un video perché ce l'avevano chiesto in America su MTV2 che era il canale prettamente rock metal di, di MTV quindi è arrivato il video qui e quindi siamo stati un po' più conosciuti quindi è stato un rimbalzo al contrario no? invece di iniziare dall'Italia e, e lavorare all'estero noi abbiamo fatto un po' il percorso inverso eh, poi sempre quella roba perché no, in Italia funziona strano, no? perché quando ce le hai a casa non, ti non te le accorgi e poi quando no, vengono, perché... quando sono ma di capito, ritorno. No? Eh, noi siamo arrivati col gagliardetto eh. perché qualcuno aveva detto: Guarda che questi qua sono figli. Cioè. E allora qualcuno si è svegliato e ha detto: Ma aspetta, ma magari sono figli davvero. Intanto eh, c'è la, la domanda Marzulliana. Attenzione, Vai. secondo te. Era sì. più facile allora, dove era difficile avere esposizione? O adesso, dove i canali per cercare di far girare musica sono esplosi ed è molto più facile far girare le proprie cose? Ecco, è, però... una bella domanda, è una bella domanda, perché ovviamente era più difficile far arrivare il tuo lavoro, anche da un punto di vista economico, perché i demo comunque dovevi andarli a registrare in uno studio professionale, non potevi farteli a casa. Non avevi il computer, non avevi Logic, GarageBand, Pro Tool, non potevi. Fartelo e mandarlo via mail. Adesso è più facile raggiungere eh, le persone perché con, con internet siamo tutti collegati, ma allo stesso tempo c'è molta più concorrenza perché chiunque può provare a fare musica, anche se non di qualità, e può intasare un mercato che è già super saturo. Ai tempi era, era più. Eh, c'era meno concorrenza, mettiamola così, però chi ci provava era perché veramente lo voleva fare sul serio, perché non era assolutamente una cosa facile, era molto dispendiosa. E, e i primi anni, voglio dire, abbiamo dovuto comunque continuare a trovare degli altri lavori alternativi eh, per, per sopperire alla mancanza di soldi. All'inizio ci abbiamo messo un sacco di soldi per tenere in piedi questo gruppo e, e credere insomma, in, questo, in questo sogno pazzesco. Quindi era, era più facile, ma era più difficile allo stesso modo. Pensa che noi siamo stati l'unico gruppo che la Century Media, la nostra casa discografica, ha firmato senza conoscere il gruppo stesso, perché la Century Media aveva firmato fino ad allora solo gruppi di amici o comunque gruppi tedeschi e ci hanno voluto dare la, la possibilità e gli è, andata, gli è andata bene, diciamo dai. No, no, è, quindi, tra l'altro, tu più ne parlavi, più. Uh, è, è, tra l'altro, è divertente perché la domanda l'ha fatto uno che poi sviluppa i videogiochi. È incredibilmente sì. simile no, al cosa che succede anche nel mondo dei videogiochi oggi. No? Che alla fine è vero che uh, prima c'era. Uh, era molto difficile perché i videogiochi erano meno diffusi, era difficile accedere agli strumenti, però uh, ci sono tante storie di uh, garage programmer, garage coders che poi sono diventati famosi. Adesso invece è facilissimo arrivare alle piattaforme di distribuzione, però è anche vero che noi soltanto negli ultimi quattro giorni di live che abbiamo commentato le uscite indipendenti di tutto il mondo, eh, cioè non ci sono più giochi che... Che persone disposte a giocarli, no, una certa. Ed è sì. proprio interessante quando, poi, alla fine, il mondo della creatività in assoluto. L'espressione della creatività è. è cioè, Dappertutto da funziona allo stesso modo. Cioè, quella cosa per cui eh, la, 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 democra la democratizzazione dei mezzi poi crea altri problemi. Perché poi alla fine. Il tempo che ha a disposizione una persona per ascoltare musica, vedere le serie tv, uh, giocare ai videogiochi, quello è. Cioè, non è che può... <ride> cioè, non... Sempre 24 eh, ore sono, è certo. interessante. E comunque per i videogiochi ci sono quei pochi eletti che creano hype incredibile, che il più delle volte vengono da altri giochi o sono dei remake o comunque sono delle continuazioni, perché anche, anche in quel caso, hai capito, il, il videogioco si è fatto la gavetta, certo. no? Perché si è acquisito un parco giocatori, un parco di fan, di, di amanti del videogioco che l'hanno seguito nel tempo. È un po', è un po come succede, insomma, anche ai gruppi. Perché con noi i fan sono cresciuti, ci hanno seguito nella nostra evoluzione, quindi attendono il disco successivo. Eh, um, intanto Silva ci dice: Come mai batterista non italiano? In realtà Richard è italiano. Rispondo, ti rispondo: oh, eh, no, eh, forse si riferisce eh, a quello del precedente. Fai... Sì, che era americano, era americano. E in quel caso eh, si chiama Ryan eh, Ryan è, è subentrato nel gruppo perché lui era il tecnico della batteria di Kritz che era l'altro batterista e quindi è stata la scelta più facile perché noi, per noi è fondamentale lavorare con delle persone che facciano davvero parte della famiglia non ci interessano i super tecnici eh, che insomma non, non, fanno, non fanno gruppo e Ryan lo conoscevamo già era già stato con noi sul tour bus per tantissimi giorni, per tantissimi mesi, quindi sapevamo già insomma come avremmo interagito anche a livello umano oltre a, da, a livello musicale e, e Richard è italianissimo nonostante in, in... È, è un nickname il suo. Ma... Dai, se, non, ma è... se non erro è tipo di crema, di cremona o qualcosa del genere. Ma sì, eh. è una... Sì. Parla, guarda, un po' parla, fare i compiti a casa, proprio. E, sì. No, e dicevo, insomma, c'erano. In chat dicevano molti, diciamo, questa cosa del, del, molto sim, della similitudine tra musica e videogiochi, ed è vero quello che dici tu? No, ci sono. Uh, c'è chi crea Hype, però, c'è intorno tantissima gente che si fa il culo quadrato per poi far emergere il loro prodotto. cioè eh, Tu quanto sei? Uh, diciamo, appassionata nel mondo indipendente dei videogiochi? Questa è una domanda semplicemente per capire che noi ce la cantiamo la. Ce la suoniamo quando parliamo dei videogiochi, diciamo no, perché c'è quello un po' come il classico. Uh, intenditore di musica e ti dice no c'è quel gruppo che ha venduto tre copie e mezzo che però è fighissimo e noi facciamo i stessi discorsi con i videogiochi però tu che sei semplicemente un appassionato e che, che ti piace giocare quanto allora, ti arriva eh. il mondo indipendente dei videogiochi? è eh, allora, una domanda complicata perché per, per me nel mondo dei videogiochi indipendenti c'è un sacco di passione un sacco di cuore un sacco di energia però a volte mancano i mezzi <ride> e purtroppo è un mondo che, che costa cioè sviluppare un videogioco Costa un casino non solo il videogioco per sé, ma anche poi tutto il marketing che, che si deve fare dopo perché ti devi andare a incanalare eh, in, 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 una, in altri settori mm -hmm. di giochi che stanno proponendo il loro. Eh, non so se esista una sorta di parallelismo tra, tra la musica indipendente e i videogiochi indipendenti perché la musica, bene o male. È più semplice da fare, soprattutto al giorno d'oggi. Quindi l'unico problema probabilmente è la distribuzione e, e trovare qualcuno insomma. No, che, no, in che realtà, sai che c'è quella stessa scena del, <ride> della, della roba. Stanno un casino. Ci sono dei videogiochi meravigliosi. Tipo, se non mi sbaglio, magari dico una cazzata, Bravo. però tu mi correggerai se sto sbagliando, tipo a Plug Tail. Mm -hmm. Era il primo gioco di degli sviluppatori, sì, non mi ricordo se sì. era la Final Five Games. La Final Five è chi l'ha, diciamo, è l'editore. Però, uh, okay. mi hanno detto che era il primo sì, gioco. quello dello sviluppatore, che adesso che mi ricordo, eh, che è lo studio francese, stia... che si chiama. Uh, boh, uh, tipo Asobo eh. Studio. Asobo Studio, si, sì, esatto, studio. esatto. L'Asobo è pazzesco quel gioco, però in realtà non è il primo gioco. Vado a vedere, in realtà ne hanno fatti un casino. Stanno sì. nel mondo dal 2003. <ride> E non è quello il gioco di cui parlo. Però mi, se non mi sbaglio, lo collegavo a, a Plague Tale ed è un gioco della Madonna. quindi No, però, questa, questa è una risposta interessante. Perché uh, mi fa, cap cioè, fa capire a me che appunto noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, e quindi c'è un errore anche nel modo in cui raccontiamo i giochi indipendenti. Perché a Sobo per, c'è cioè, il gioco di Asobo. Che tu sì. lo percepisci come ovviamente è un gioco piccolino. Mettiamola così: un gioco emergente ed è giustissimo. Ecco, per me è già un, come noi lo chiamiamo è doppia, cioè comunque è un gioco che ha dei mezzi uh, economici e di distribuzione, comunque eh, grossi. Ma problema penso che sia quello eh, che magari... sotto, c'è un mondo incredibile. Che però eh. evidentemente, eh, questa è per te la domanda di curiosità proprio personale, e non sì. si riesce ancora a comunicare ed è normale perché anche il CD della, bella, della band piccolina eh. non, 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 non esce. So. Molto perché mi capita di giocare con i videogiochi che escono, ma dei videogiochi indipendenti, purtroppo non so niente. Ah. Però sono sicura che ci sono delle idee pazzesche, ci sono delle realizzazioni incredibili, però mancano i fondi, è quello il grande problema. Sì, no, ma manca anche cioè quello che secondo me manca a noi che li, appunto, li raccontiamo è riuscire a essere, eh, a portare no? questa roba oltre il circolino degli, degli stronzi appassionati chiamo stronzi in maniera affettiva nel senso che siamo quelli che ce la cantiamo, ce la suoniamo, sappiamo tutto e invece ce ne sono tante, tante piccole esperienze proprio anche di un'ora di due ore eh, con dei mezzi proprio così che equivalgono a quel demo di quel gruppo che se avesse avuto il culo di essere stato ascoltato la, la persona giusta sarebbe diventato super mega popolare e che non ce sì. la fanno, no? ed, è, ed è interessante cioè capire poi quali sono, possono essere i meccanismi anche per dare una mano a chi, ai sviluppatori, perché ci sono giochi fatti da una persona, da due persone, da tre persone. Eh, però questa è bella, bella questa, è interessante proprio come, 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 come discorso. Proprio è eh, bello, bello. Ci devo, ci devo riflettere perché è proprio i, Ed è il motivo per cui mi piacciono queste live in cui i mondi si incontrano perché poi alla fine ti capisci anche che alcune cose che noi diamo per scontate perché quando noi normalmente durante la settimana parliamo di videogiochi di ah, questo gioco fichissimo, io penso sì ma questo gioco fichissimo che, la, che siamo iperesaltati, iper lo compreranno 10 persone e quelli non ci camperanno. Cioè, eh, <ride> quello è la... Eh, e mi è venuto in mente il discorso che tu dici, ah, ma hai sentito quel gruppo là? E tu dici, boh... Eh, no, ma fatto. Ma poi la, cioè, la percezione, come dici tu, è diversa, anche perché nel caso di Asobo io avevo letto è il primo gioco di questi sviluppatori e per me è stato, hai capito, il vincente che esce dalla, dalla cantina e dice ho portato questo gioco e qualcuno lo distribuisce. Eh. Invece in realtà le cose non eh, vanno No, non è esattamente così. Poi in realtà oh. loro stanno lavorando, adesso sono stanno lavorando con Microsoft, pensa che loro stanno facendo uh, Flight Simulator adesso, il nuovo Flight Simulator lo stanno facendo loro. Eh. Eh, quindi... eh, però non è singolo. No, 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 ma è proprio bello, perciò sì. dico, è diverso. Questa cosa è proprio il racconto della percezione poi è, ti cambia poi tutta la, la prospettiva uh, intanto c'è è cioè sempre una sviluppatrice indipendente che ci segue dice bravo Davide per l'analisi di coscienza no ma è proprio è proprio questo il discorso parlare con le persone che non sono del settore e uscire dall'autoreferenzialità è l'unico modo che ci permette di. Di vedere le cose da una prospettiva più reale perché poi il mondo, nel mondo esistono molte più persone che approcciano i videogiochi come Cristina che come li approccio io che sono uh, super. cioè ci lavoro. E quindi è importante capire proprio, è, è, cioè, proprio come funziona. Però è importante anche per me perché adesso so che c'è una realtà grande molto più in piccolo sì. e eh... quindi si fa sempre qualcosa. Sì, sì. Eh, intanto, Free8Bit che arriva adesso. Ciao, Free8Bit, di cosa ti occupi, Cristina? Cristina è una cantante, è una cantante di un gruppo metal si chiama Lacuna Coil. Quindi, se non hai mai ascoltato il gruppo, è il momento giusto per scoprirli. Perché sono, suonano musica fantastica da vent'anni. Quindi, Free8Bit, sei al posto giusto, al momento giusto per scoprire. Eh sì E poi tra l'altro La trovi anche Su, su Twitch Quindi eh, Ormai eh, non, non, hai, non hai più scuse Quindi no, Così io. Allora yeah. Attenzione domanda Ci siamo, Stiamo avviandoci Io direi che stiamo avviandoci Verso la fine Perché poverini cioè, non, non voglio tenere Cristina bloccata Per tutta la giornata E mh, lei, e allora però un, uh, uscite il canale di Crisia, ecco wow, Lucio Frenetico subito, subito, tac, l'ha mandato. Ora, altre domande interessanti, uh, ce n'è una, ti faccio prima quella facile perché abbiamo già dato quella diffic difficile adesso. Uh, sì. Oltre, abbiamo parlato di Last of Us, abbiamo parlato di Assassin's Creed, giochi che attendi con molto entusiasmo? No, allora, eh, mi aspettavo che nella presentazione, cioè non è vero che mi aspettavo che nella presentazione avrebbero sputato fuori il nuovo... God of War perché ragionandoci secondo me c'è già un hype incredibile per la PS nuova possono tenersi le, le altre bombe per dopo però quello è un gioco che, che aspetto e sono ancora diciamo soddisfatta per Final Fantasy VII, che era il gioco che stavo veramente aspettando da un'eternità e questi sì dai God of War, God of War. Eh, God of... Quindi, quindi, quindi diciamo che ce ne avrai da aspettare a questo punto, probabilmente. Eh, vabbè, poi, ovviamente, il seguito di Final Fantasy eh, VII, quindi ce n'è ancora di più da aspettare. Quindi una, vita, una vita da giocatrice difficilissima, proprio, ma è una gioia proprio. Una ad aspettare. Nel frattempo finirò tutti eh, i giochi? Okay. Che okay. ho, praticamente l'armadietto pieno e più della metà sono non giocati. Eh, domanda, questa è una domanda che ho, ho ascoltato, quello che dicevi di PlayStation 5. È, secondo te da giocatrice, appunto, non dal da detta ai lavori, qual è per sì. te il prezzo accettabile di PlayStation 5? Non 700 euro. Okay. No, allora, eh, allora dipende. Perché ho sentito notizie differenti, ho sentito che ci sono di due tipi sì, due è di è quella sulle... con il lettore no, e quella senza. E sicuramente prenderò quella con il lettore okay. perché mi piace ancora l'idea comunque di un videogioco fisico. Non... Eh... Ma allora, se dovesse essere il prezzo proprio ideale, credo, anche per i fruitori, a me piacerebbe che fosse sulle 400-500 massime. Vabbè, però che 4,99 secondo me è una possibilità. Eh, proprio, eh. Secondo me potrebbe essere, cioè, nel senso se puntassero sulla quantità di, di console vendute, eh, perché, dopo tutto. Non è, no? cioè non, si, non si parla di un computer, è comunque un riproduttore, la PlayStation per quanto se ne voglia. Beh, però dentro sto giro. Cioè, cioè, no, eh... ci hanno messo tante cose fighe, però comunque 700 no. euro ti prendi un computer certo. neanche buono, però ti prendi già un computer sì, che sì, fa sì. anche molte funzioni. Sì. Lo so che si parla di una cosa completamente No, no, no però figa. capisco, no, il 700 euro è effettivamente però, è reale. Però devi mettere il costo della console, il costo dei giochi, cioè, ci sono tante cose che poi si vanno ad aggiungere. Io penso anche magari a un. A un, a un fruitore giovane, perché sai, magari una persona della nostra età riesce comunque a rimediare magari dei soldi per potersela permettere, certo. perché magari tanti anni che lavora, però mi immagino, magari, un ragazzetto di 17-18 anni che ama il mondo dei videogiochi, che vuole la PlayStation e dice devo vendere due reni, tutti e due li devo dare per potermela permettere, quindi non lo so. Magari, Ma no, no, può... però, è, è, cioè questa, questa Beh, idea del 4,99 è... mi sa che è quella, cioè che è effettivamente è quello che sì, le persone sì. si aspettano. Eh. Sarebbe, sarebbe un prezzo accettabile? Eh, no, quindi sì, no, io penso che intorno il prezzo sarà quello. Ne, ne abbiamo parlato un po'. Io, io temo, da un lato. Sì, è, è vero che sarà perché ho letto una, una capacità di memoria di 800 qualcosa. La allora, uh, quando ne parlarono dell'SSD, su super SSD super veloce, che sarà uno dei punti di forza, hanno detto che di base si parla di quel taglio lì. però c'è anche chi sostiene che potrebbe essere uh, ci potrebbe essere una capacità superiore. 825 giga è quello che ci aspettiamo perché è quello che hanno detto loro però okay. la domanda che ci facciamo tutti quanti è però porca miseria però se un gioco è 100 giga che ce ne faccio ce ne metto 8 okay. e siccome i nuovi, i nuovi SSD di ricambio di, o espandibili non esistono ancora sul mercato come la giustificano questa cosa quindi eh, il, però, la risposta vera non la sappiamo Sia, sappiamo che sarà almeno 825 giga però okay. io spero che trovino una soluzione per renderla più capiente nel più breve tempo possibile a un prezzo ac accessibile. Perché, Però, è, perché è un problema? No. Cioè, la, cioè io ho la PlayStation, la PlayStation 4, ci ho collegato un hard disk da 4 tb perché, se no non, perché io, io, per esempio, a differenza tua, sono molto più per il digitale. Un po' perché. Come ti dicevo prima, <ride> vivendo in due paesi, cioè andando avanti e indietro per l'Inghilterra, negli ultimi tre anni poi è stato, era a portarmi sempre l'ufficio e la casa dietro ovunque andassi. Quindi ho deciso che a un certo punto doveva essere tutto digitale. Ehm, e quindi, sono, sono, ancora, sono ancora un po' legato. No, no, ma ci, al, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Al supporto fisico. E poi, sinceramente, perché. Eh, allora, credo che il prezzo dei videogiochi sia giustificato perché dietro ci lavora un sacco di gente. Infatti, mi incazzo quando sento delle persone: ma costa troppo. Sì, costa troppo, però c'è un team di persone dietro che comunque ha lavorato al videogioco a cui tu hai giocato, uh -huh. no? e poi comunque non ti costringe nessuno ad acquistare un videogioco però quello che non capisco è perché molti giochi in digitale costino uguale nel senso che comunque dovrebbero tirare via il costo del eh, supporto sì a... però alla fine il discorso è quello incide è... di base incide relativamente sono, è, è giustissimo dal lato consumatore è giustissimo la realtà è che poi quel costo del supporto della distribuzione fisica in realtà poi alla fine incide poco okay. eh, e, e poi c'è cioè, poi il margine della, del, della, della piattaforma, È così. Perché non vogliono proprio fare una, una differenza? Perché se volessero veramente portare tutti sul digitale farebbero dei prezzi più bassi e la gente si sposterebbe più Beh, per esempio su PC già è così, il problema è il discorso delle piattaforme, cioè che poi ci sono comunque altri intermediari, è, ed è proprio, è, è un mondo che avrebbe bisogno di essere un po' semplificato nei passaggi, perché poi alla fine giustamente l'utente dice, sì ma perché io devo spendere di più? Poi c'è per esempio il digitale, io non lo posso prestare a un amico, non lo posso vendere a un amico, non posso comprare all'usato. No, no? Perché poi scompare nel, nell'ethere, eh. non... E invece, con la confezione, insomma, te lo guardi. Cioè il, eh, soprattutto a me piacciono un sacco le, le edizioni, quelle speciali. Ma no, non, perché... non, cioè non avevo pensato che ti potessero <snif> piacere. Guarda. Eh, 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 perché mi piacciono, infatti, in casa mia è un, un eh. museo della cagata pieno di roba. Pieno di roba, no. Eh. Mi piace, sì. allora ragazzi, io direi che stiamo entrando negli ultimi dieci minuti, così facciamo due ore precise. Siamo, siamo, siamo puliti e profumati. E poi io, dopo, tra l'altro, io dopo ho questo impegno emotivo supplementare che c'è la finale di Coppa Italia. E per fortuna, non è contro il tuo Milan, che mi dispiace che è stato eliminato, però per fortuna non sono contro di te stasera. Quindi, Guarda, no, non sto seguendo neanche più. Figurati, non... eh, però, so che sei, che tu sei milanista, so di, 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 tra, di, 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 di tuo, saresti milanista. Sì. Eh, però eh, infatti c'è subito il boato dei no degli interisti in chat, ragazzi. Eh, eh, vabbè, ragazzi! Cioè, una, 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 tanto triplete, se fosse stata interista. Eh, basta, e basta. Eh, infatti. Eh, ma basta, triplete la serie B. Ecco, eh, allora, però, in realtà cioè, invece, ci, ti stanno dando tanto supporti tipo Sia Milan in chat. Quindi, in realtà è una battaglia viva. però In realtà io tifo Napoli, quindi sono al di, al di fuori di queste. E le parti perfetto, sì, sì. perfetto, no? Ma poi, tra l'altro, ho capito che cioè, il Napoli. È comunque un po' simpatia perché è quella che prova a sconfiggere la Juve, quindi va bene così. Uh, quindi, sì, quindi, fondamentalmente, oltre al fatto di liberare Cristina, liberate anche me perché poi dovrò entrare in prima per partita. Allora, vado a vedere se mi sono, se mi sono perso qualcosa. Um, che domanda? Eh. Vado a mangiare perché dopo c'è un'altra live alle, alle 10. Ah, no, 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 no quindi, fondamentalmente, ha da... sbagliato orario col fuso orario perché è col Brasile invece hanno detto, ma no, è alle 11 di sera. Come non Quindi tu sera. eri pronta per farla stamattina, praticamente. Sì, mamma. Mia. Esattamente! Mamma mia. allora, c'è, cioè, domanda filosofica te la lascio per ultima perché non ti voglio intasare ulteriormente il cervello. Ed è, però è di quelle proprio che tipo, se. Toste. No, di quelle che. Un po' è tosta. Un po' sarebbe stata perfetta in un'intervista sul Cioè. Quindi. <ride> quindi è. Quindi, così. Allora, um, in realtà ce ne sono. Allora, una è, è tosta ma meno faccio, sono tre domande le faccio in ordine di difficoltà videogiochi, beh. intrattenimento, arte o mezzo di espressione quale, secondo, quale delle tre secondo te eh, allora beh, per come la vedo io arte e intrattenimento mm, bello Bello. ci piace senza per io. perché un videogioco mi deve divertire ma riconosco che ci sono degli artisti incredibili dietro i videogiochi allora eh. Um, c'è cioè anche una domanda lunghissima che già dice che non farete in tempo a leggere e infatti tra l'altro se, se qualcuno te devo togliere la tolgo perché lo conosco quello che l'ha fatta quindi per ora tu stai in panchina se abbiamo tempo Carmelo la faremo uh, allora se no ti rispondo dopo eh, esattamente quando... no, anche perché, perché... è veramente lunga 4, Cioè, ci metto 10 minuti a leggere um, allora come credi sarebbe stata la tua vita senza musica Cosa avresti Senza, musica, fatto? Cosa avrei fatto? Allora, avrei fatto qualcosa di creativo sicuramente, o la cuoca o non lo so, la, la, la pittrice, la scultrice. Eh, la cuoca mi sarebbe piaciuto, Ho, sono stata anche cuoca in passato in, in, un, in un ristorante, mi divertiva tantissimo. Eh, Quello forse bo, well. sarebbe stata una cosa che mi sarebbe piaciuta. Tanto cioè io do un attimo precedenza in eighty seven because she doesn't understand much Italian but she wants to know if Christina has played Destiny and if she likes shooter games. No, no. I know about Destiny, but I never played. Never, never got the chance. I I played like five minutes and I understood that it was not the game for me. I was like, eh, no, no. It's not that it, it's not that it's not the game for me, but I need. to learn those type of games so I can project myself into them yeah. okay. Cristina, thanks Aileen because she, she's <laughs> following us without understanding what we are saying so thanks so much and uh, welcome here yeah. and thanks for being here um, mm -hmm. Allora, srisuicciamo all'italiano e um, questa, questa è la domanda cioè Bye. se potessi tornare indietro nel tempo e dire qualcosa alla te del passato cosa le diresti? <laughs> Se c'è qualcosa che le diresti, però è, questa è, va interpretata così, stai cioè, in momento ambrangiolini Questo proprio è. <ride> allora aspetta, che ascolto dalla okay. dall no, probabilmente direi fottitene di quello che pensano gli altri perché vedi la domanda, cioè, ma in realtà è la, la risposta è seria. Eh, All'inizio avevo anch'io la preoccupazione no? di quello che potessero pensare gli altri di me, di come mi vedessero, se fossi abbastanza bella, interessante, intelligente, capace, brava a cantare, brava a esibirmi eh, e, e per, per, per qualche anno l'ho subita questa cosa e quando poi invece mi sono liberata di tutta questa menata, di tutta questa preoccupazione sono stata molto meglio perché ho capito che comunque... La cosa migliore è essere se stessi perché tanto ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare, pronto a dirti che hai fatto la cosa sbagliata e sempre qualcuno che ti supporterà e che comunque capirà quello che vuoi. Che vuoi dire? Quindi, se tornassi indietro proprio agli inizi, Inizio della mia carriera, direi fottitene, si, sì, te stessa, che vai bene così. Bello, giusto. E intanto, mentre dalla chat sono molto più pragmatici e dicono: Se il me stesso del futuro non mi porta all'almanacco con i risultati, lo rimando indietro al calci, al calci. Uno si accontenta di sapere semplicemente il risultato di Napoli-Juve, e eh, quindi, no, però invece, invece, no. Cristina, per fortuna, non è come voi, ragazzi. Eh, così, no. Ovviamente, scherzo. allora <ride> se che numero anch'io perché eh. eh, non lo direi, che cavolo, Però... eh. anzi direi: guarda, butta qualche suggerimento perché c'è questa cosa che ho no, chiamata Apple, compra un casino <ride> di azioni. <ride> Direi una roba di questo tipo, no? Eh, questo. Silma, stasera lei ha una live, non noi, ragazzi. Cioè, Silma, no, se lei ha, giustamente ha una vita al di fuori di noi, ragazzi. Li, vi Ricordo, e oh. lei deve fare un'altra intervista stasera in, in inglese. inglese eh, quindi, piano, fantastico, <ride> questa roba. Ma tu ti sei spiegata perché in Brasile ci sono quanti anni metallari? Che è tipo, enorme, ma sai che non lo so. In Messico, in Brasile, anche in Cile, ci sono un casino di metallari. Ma in Brasile è un sacco, non lo so. È eh, proprio strano Dunque, allora io voglio. ce la Profugio. Sono 4 minuti e posso provare a leggere la domanda lunga. La domanda finale, che non faremo in tempo a leggere, invece, ce l'abbiamo fatta. In un ambiente Dai. storicamente un po' rigido come il metal, si è riusciti ad avere una fantastica ascesa delle band con leader femminili. Ehm, e beh, ovviamente, quindi abbiamo un fulgido esempio. Uh, nel mondo dei gaming, siamo ancora fermi alle polemiche stupide sui personaggi femminili, con i gamers che si sentono minacciati da protagoniste forti come Elling, Lastovase, così. E tu cosa ne pensi al riguardo? Io Secondo me se ne pensa a sti cazzi, però sono curioso di. No, allora io adesso probabilmente mi attirerò un sacco di, di, di opinioni negative, ma non mi interessa perché questa è la mia opinione. Eh, io sono contraria a quelli che dicono che è sbagliato utilizzare personaggi puntando sull'aspetto fisico perché per me è un punto di forza. Mi ricordo che era nata una polemica incredibile. Su Tomb Raider, uh -huh. per il fatto che appunto fosse provocante con queste tettone incredibili, io invece di Tomb Raider vedevo la potenza del carattere, vedevo la capacità, l'intelligenza, non, non la sminuivo per il suo aspetto fisico. Quindi, l'aspetto fisico di un videogioco non l'ho mai. Non l'ho mai visto come una, cosa, come una cosa negativa, perché non voglio neanche che passi il messaggio che una per essere capace, per essere intelligente, per essere sveglia debba essere un cesso o non curarsi. È sbagliata questa cosa. La cosa bella della donna è che è, è, che, è, che è bella. È bella comunque, ma se può rendersi ancora più bella, perché, perché no. Oh no? È un punto sta. di forza, ci secondo me. E. Per quanto riguarda invece proprio l'accettare la, personaggi o meno dei videogiochi, come nel caso di Ellie, sinceramente mh, cosa si intende? No, eh, c'è chi dice fondamentalmente non riesco, io oggi videogiocatore ho difficoltà per dire, a interpretare a un personaggio un femminile, femminile, femminile che magari mi, mi sembra, cioè è vero questa polemica, però credo che sia, cioè che sia scemando. Però eh, non lo so, potrebbe essere una difficoltà di calarsi nel personaggio, io per esempio come dicevo prima su Assassin's Creed Odyssey ho giocato con Alexios. Non ho avuto nessun tipo di problema e non ho voluto giocare con, con Cassandra perché ho detto: oh, Voglio giocare con Alexis. Vabbè, non ho neanche che... pensato alla sessualità del personaggio. Un... Eh no, perciò cioè dicevo sono... questa cosa che alla fine è un po' sticazzi, no? Cioè alla fine l'importante è che sì, ti sì, piaccia il personaggio. Che alla fine l'abbiamo voluta rimpolpare un pochino. <ride> tanto ciao Elisabetta sì, di Nazareth, no. ben trovata e eh, grazie per il follow, però mi dispiace che sia arrivata proprio alla fine della, della diretta, però sì. te la puoi riguardare perché tanto questa diretta rimarrà per 20-48 ore solo su Twitch, poi tanto la lanciamo anche su YouTube, quindi continua a seguirci e siamo contenti che sei con noi. E io niente, io veramente penso che abbiamo, siamo riusciti. A, rispo a rispondere praticamente a tutto, ah, c'è una, una domanda che mi ero perso. Perché È un, proprio un sì no. Quindi è facile: trap, sì o no? È carina. No. no, ok. Bene, posto così. <ride> no, no, L'ho no, 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 lasciata così no, eh, è un, è un eh, mi perché anche lì c'è. Però se devo scegliere tra le due direi no. Ok, eh, no, beh io, intanto eh, chi, ha chi ha fatto questa domanda urla, urla grazie, ma va, va bene così. Intanto Elisabeth di Nazareth dice, dice no, ma davvero lei sì. Eh, Anch'io inizialmente ho avuto fatica. Ho fatto fatica. No, ho detto e Invece, dai, è, proprio, è proprio lei. Io intanto, uh, veramente. Intanto ti ringrazio Cri Perché sei stata meravigliosa. Sono state due ore fantastiche. In realtà per te due ore e mezza, perché ti sei sucata. Mentre mezz'ora di asciugo così. E poi io ringrazio a tutti quelli in chat che sono stati super ricettivi, abbiamo parlato veramente di tutto ed è bello perché di fatto non ci siamo preparati niente, quindi è sempre bello andare così a cazzo di cane ed essere riusciti a parlare di 12.000 argomenti. Quindi io intanto do a voi appuntamento a domani, a domani sera perché pensa che domani sera noi saremo qui in live dalle 8.45 fino alle 3 di notte. Perché? Eh, perché c'è tutto l'evento di Dungeons and Dragons che farà molto piacere il tuo, il tuo ragazzo, eh, c'è un evento su, perché c'è il Dungeons and Dragons, il reveal di nuove cose, più Baldur's Gate 3 e poi eh. a luna di notte c'è la conferenza di Electronic Arts con tutte le novità di Electronic Arts, quindi, quindi abbiamo queste sette ore così da, da passare insieme. E Quindi, niente, io a te auguro una fantastica serata. Grazie davvero per tutto. E ti come alzo, come ti ho detto prima, lo, lo dico anche in redazione: questa casa è anche la tua. Quindi, quando vuoi dire qualunque cosa sui videogiochi, tu citofona. Tipo a Mighty Legol, no? che citofonavano, esatto. e, e noi ti lanciamo. E Puoi, puoi dirci quello che vuoi, oramai, ah. se fai se parte della famiglia. <ride> eh. Grazie, ragazzi. È stata benissimo. Bene, sono son contento. Quindi, ragazzi, io vi, do, vi auguro una fantastica serata. Mi raccomando, supportate questo canale. Ma andate a supportare anche il canale di Cristina. Eh? Cioè, adesso non è che perché. noi non... Supportate i canali belli e i creatori fighi. Quindi, in questo caso avete due creator fighi. Supportateci entrambi. Quindi, seg seguite, amateci. E soprattutto l'importante è che vi divertiate e vi divertiate con noi. Buona serata esatto. a, tutti e... a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.